Buongiorno a tutti, siamo qui per questa seconda giornata dedicata all'inventario delle emissioni. Oggi faremo un focus sulle emissioni di trasporti su strada. Avremo innanzitutto come primo intervento un intervento di uno dei massimi esperti del settore, Leonide Saintsiakristos dell'Università Aristotele di Thessaloniki. E responsabile di vari progetti europei sulla tematica da tanti anni, esperto sia negli aspetti tecnici delle emissioni di trasporti che anche di quelle più legate alle decisioni politiche che vengono prese a livello europeo. E poi avremo degli interventi introduttivi con le stime delle emissioni e le stime delle proiezioni, dei scenari emissivi per il settore, delle colleghe dell'ISPRA, Antonella Bernetti e Marina Colaiezzi, e poi tre interventi più tecnici dei colleghi dell'Istituto Sperimentale Tecnologico per l'Energia e la Mobilità Sostenibile del CNR, Maria Vittoria Prati e Maria Antonietta Costagliola, e un intervento di Simone Casalevi di Novab, che ci presenteranno i risultati di prove sperimentali e delle campagne di sperimentazione sui motori, sui combustibili e confronti tra le varie tecnologie. E quindi inizierei subito a dare la parola a Leonidas Saintsiakristos. So, good morning, Leonidas. I already introduced you to the Italian participants, people of this meeting, and please, the floor is yours. Okay, you couldn't hear me. I think we can hear me now. Yes, now yes. Okay. So I said, good morning, Ricardo. Good morning, all. Thank you very much for the invitation to be in this meeting. I am half glad that I am in this meeting because I cannot be with you in Italy. I would be fully glad if we could be together. Let's hope that next year things will be different again. I have to say from the beginning that the work that Italy has been doing over the years in terms of road transport emission inventorying has been very helpful, both in improving the methods, understanding the phenomena better, and also improving the data in terms of emission factors and in terms of activities. I want just to give you a very short outline of what I think are current challenges for road transport emissions and for inventorying of those emissions. In this slide, I show you an overview of the European Green Deal agenda that you have, of course, all very much heard of, and probably you are also involved in certain aspects. It does have several components that also affect road transport emissions. But there are two specific items, one which is a zero pollution ambition for a toxic free environment, and also accelerating the shift to sustainable and smart mobility that are very specific to road transport alone. And in this box, let me just change my pointer. So in this box, you can see specific policies which are being planned, and I'm sure you are aware and you are following and you are designing with the European Commission in terms of revising the strategy for sustainable mobility, revising the targets for CO2 emissions from new vehicles already from this summer, introducing public charging points for electric vehicles, improving the regulation and the specification of sustainable fuels and what the sustainable fuels of the future need to be, and also designing the next step in emission standards, the Euro 7 standard as it's being called. And currently in my university, we are leading the team of experts that are advising the Commission on Euro 7.
I will be giving you some headlines only. What you see here is a projection that we did for the European industry together with JRC and several industrial partners using our CBIL model. You see here that, of course, the penetration of electric vehicles is considered to be significantly increasing in the future. The conventional will be dropping, electric will be increasing, and plug-in hybrids will have a significant role to play. Now, I am not an oracle myself. Even this projection could be a very conservative one. Maybe we see zero electric vehicles from a point on, but this is something that in the end, the people and the market will decide. But what we know for sure is that here you see the share of different vehicles in the stock, that the contribution from current conventional vehicles will be dropping in the future. And already today, based on the latest data, 10% of the new registrations of cars in 2020 have been battery electric and plug-in hybrid. And already the share of conventional technologies has been decreasing. So this is definitely something that we will be seeing in the future. And one might say that the problem is solved and we don't need to do anything else. But I don't believe that the cases are exactly like that. If I go to one dimension of the problem, this will be non-exhaust particulate matter. What I have here is information from the guidebook that I guess many of you are supporting or using, where you see, if I just focus on passenger cars, that something like 7 to 8 milligram per kilometer of PM comes from brakes, and around 11 milligrams for passenger cars comes from tires. And there are other also methods in the guidebook, how this is increasing with decreasing velocities and so on. But the outcome of all of that is that if we don't do anything for these two components, their contribution in total PM2.5 will be increasing. So from example, brake wear from 23 currently, it is projected to increase to 45% in the future. And from light-duty vehicles, the tire wear to go to 52% in the future. And this is because also electric vehicles produce a lot of these particles. And you know that particles is the number one contributor of air pollution. So even today, even if we didn't have additional regulation, if we just replaced our conventional vehicles with electric ones, the problem would not be solved. So we have to do something in this direction as well. This is a picture, very busy one, and apologies for that, but I will take you through the headlines again, that shows the performance of different vehicle types for conventional pollutants of today. So you see, for example, this is NOx, this is the limit, and this is the level of emissions that we measure on the road using PEMs. And I believe that Euro 6 latest technology vehicles over normal operation conditions are very clean. You see here we have GDI, we have mild hybrid vehicles, we have plug-in hybrid vehicles, basically all technologies. There are still maybe some cases. Here is a diesel vehicle, for example, that goes beyond the limit. The 60 is the minimum that we have for petrol vehicles in the laboratory. For diesel vehicles on the road, especially the first generation, you know the limit was much higher. So in reality, also this vehicle complies with a limit, but not with the lowest limit that we have today at Euro 6. For SPN, solid particle numbers above 23 nanometers, the situation is more or less the same. Many vehicles that are very low emitters, especially diesel vehicles, they are very, very clean. They are the cleanest that we can have. And here we have the problem of, imagine, of PFI vehicles, the ones that are not currently regulated. So we thought
this will be clean, that they do not form solid particles, but the reality is that they form particles. So here the message, I think, is that whatever window is left open in the regulation, intentionally or unintentionally, I think unintentionally, the manufacturers will take advantage of, let's put it like that. So we need to make sure that all the windows, all the loopholes, all the conditions that can lead to high emission need to be controlled. But I also have an example here of non-regulated pollutants. And the first graph is ammonia emissions. And you know, ammonia is toxic. Ammonia forms secondary particles in the atmosphere. I would say that ammonia is at least equally dangerous to nitrogen oxides. And we have no limit for cars so far. And if you look at the levels, we have levels of ammonia currently that can reach up to 40 milligram per kilometer. So ammonia emissions of current latest vehicles could be at the same level as they are for NOx. Therefore, this is not a trivial problem. You do the inventory, you know that 90% of the emissions of ammonia comes from agriculture, but this is ammonia that we are exposed to immediately next to the car, next in the cities. So this is definitely something that we have to take advantage of, to take our hand on and try to control. And then we have two other species, which is methane and nitrous oxide. They are greenhouse gases, but they are also air pollutants. And methane contributes to the formation of tropospheric ozone, and nitrous oxide also contributes to the ozone layer destruction. And we have cases, we have vehicles that methane is significantly high. You see here, for example, 50 milligram per kilometer. This is not trivial. This contributes to the overall greenhouse gas emissions of the vehicle. And you also see nitrous oxide emission, which are again in the order of 20, 30, or 10 milligram per kilometer. These are again values that we expect for nitrogen oxides, but not for nitrous oxide and methane. So again, something that we have to work on more in terms of regulations. Okay, I can talk for hours. Ricardo knows, and I would be very happy to talk about these issues for long, but I know you have a busy day. So at least I would like to transfer some key messages, and I would be happy to discuss with all of you after my presentation, or if you want to drop me any email. I think we will continue to have persistent air pollution issues despite significant projected reductions, both in terms of nitrogen oxides and in particular with regard to particulate matter and particle number, because also brakes contribute to particle number. As I've told you, we are working at Euro 7. Currently, the European Commission wants to introduce a holistic approach for all vehicles, that all pollutants which are of concern are being controlled. And I think that Euro 7 is definitely needed in the medium term, because even if we make projections that in 2050 we're not going to have electric vehicles, still, as I've showed you, a significant part, even in 2040, 2045, will be from conventional vehicles. Therefore, we need to make sure that in the medium term, in the next 30 years, we have already addressed the air quality problems before, let's say, electric vehicles become the final solution. But there are also different concerns about battery electric vehicles. I think we all agree that for urban mobility, they are a very good solution. But for example, for freight transport, there are limitations with batteries. So I think to a certain extent, we will need e-fuels, sustainable fuels made renewable by renewable means that do not produce CO2, but that will also be used in engines. So these fuels will also produce conventional pollutants, and we need to make sure that the level of pollution that they produce will be minimal. Therefore, I think Euro 7 is good for the medium term,
but it is also a very good safeguard for long term, as long as we believe that e-fuels will take a significant part of the mobility of today. In that respect, I think we continue to have needs for accurate emissions inventorying and projections. As I've told you, based on your work, we can quantify the contribution of road transport, and we can make scenarios about how road transport will continue to contribute in the future. And I think there are presentations like that today. And I believe that these are the presentations we need to design a clean future. And for this inventorying, we will continue to need better activity data in terms of fleet distribution, in terms of annual mileage, in terms of the condition under which the vehicles are being driven. And I think if there are campaigns to better understand how vehicles are used under high altitude conditions, under cold start conditions, what is the trip distribution of vehicles to take into account cold start much better into quantification. If we see to what extent vehicles are abused, they are driven with very high accelerations over long idle conditions. All these are conditions that still to this day, we do not have very good activity data and we have to improve. But we also need better emission factors. I think we have reliable emission factors for average condition of vehicles, but there are a lot of old vehicles in the fleet that are still there. A lot of vehicles that are of very poor maintenance condition, vehicles in rural areas that we have no information about. Maybe they're even deregistered, but they continue to be used. And you know, we have found out that in some cases, one dirty vehicle could be equal to 10,000 clean vehicles. So the contribution is potentially very significant, and to that day, we don't know it. Therefore, I would very much like to say that any support to the already very good work which is done by the Italian inventorying team would also help, let's say, the European activities in the area to design better policy and to clean up the cities of the future. So with that, I would like to thank you very much. Here is my email. Arrivederci is definitely something that I believe in. I hope to really see you soon. And thank you very much for the attention. Thank you very much, Leonidas. And thank you for your nice words about our work. And I have a question. There are no questions at the moment on the chat for you, but I have a question. And you show a figure, a graph, where the role of conventional engines, conventional vehicles are still very high in 2050. And I suppose that is a graph referring to the global situation. I mean, not only European or advanced countries, but this is quite a bit in conflict with policies and enunciation for the greenhouse gas emissions in 2050, where all the bigger countries are supposed to announce to have net CO2 emissions, net CO2 equivalent emissions in 2050 equal to zero, and including the European Union and Italy. And in our scenarios, this means that the road transport sector should have net emission equal to zero. It means also gross emission equal to zero, because no storage on CO2. And that include a part emission of methane and N2O for vehicles, that would be. This means that all the vehicle fleet will be electrified or fueled with biofuel. So my question is, what is the future for biofuels or alternative biofuels with respect also to the technology, I mean, to the engine, the future in the mid and longer term period? Yes.
So, Ricardo, I agree. I think that the target will be to have a zero carbon transport system in the future. But I am also honestly not completely persuaded whether we will be able to achieve this with batteries alone. And we know already today that for long haul trucks, for example, batteries, at least the technology that we have today, is not sufficient. And then what kind of infrastructure are we going to have? Maybe we have some electric corridors, that there is a pantograph that connects the vehicle to the grid, but still, I think it is very difficult to substitute the complete freight transport with electric vehicles. And having said that, there is also a possibility that part of the passenger mobility will also be served by these alternative fuels, that in reality they deliver zero CO2 also. So they it is also energy which is derived by renewables, only that it is not consumed as electric power, it is consumed in a different power, like ammonia, methanol, hydrocarbons, synthetic hydrocarbons, it can be anything like that. So maybe in our projections, we try to be a bit conservative, because if we take for granted, as you've said, that all vehicles will be battery electric and there are not going to be any internal combustion engines, then you are right, we don't need to do anything else. But if there is still the possibility, and you know there is pressure in this direction, that engines with alternative fuels remain, then we need to make sure that these engines will be much cleaner than the engines that we have today. So this is the direction we are also working in terms of Euro 7. Thank you. We have a question from the chat, really the question from Ernesto Taurino, that you know is our colleague of the inventory, but is working at home today. And regard the non-exhaust emissions. So he thanks for your clear presentation and ask if there is some knowledge at the moment about alternative technological alternative, for example, alternative in materials, the only policies that are possible at the moment is the reduction of vehicles to reduce non-exhaust emissions. Yes, thank you. Very, very good question. Yes, there are several techniques available, and because of that, we also try to introduce limits for brake emissions, at least from cars. Just to name a few, we can have better braking pads, which wear less than what we have today. We can have better discs than the ones we have today in the brake. We can collect particles that are being produced. There are even commercial systems now that filter the particles that are generated by the brakes. And definitely one technology which we expect to become mainstream in the future is regenerative braking. It is already being used in electric vehicles or electrified vehicles. And with regenerative braking, a big part of the braking energy is absorbed back by the powertrain and becomes electric energy. So you don't have to apply the mechanical brakes. We do not have good evidence yet how much this decreases emissions. We expect this to be at least in the order of 50%. So there is a question mark today. Will electric vehicles of the future be cleaner than today because of regenerative braking, or worse than today because they are heavier vehicles? I think the balance shifts towards electric vehicles being cleaner than today, but not perfectly clean. So I think we have to combine regenerative braking with additional technology on the brakes to minimize the overall emissions. For tires, there are also technologies, but so far what we try to do is to understand tire emissions and tire wear. It's very difficult because it depends on the interaction between the tire and the road. So different tires, different roads cause different kind of wear.
There are also there technologies, for example, better tarmac, but it is very difficult to enforce this. So the research, let's say, on tire emissions has just started, and I hope that we will come up with cost-effective ideas how to decrease their emissions as well. Thank you very much. I don't know if there are some questions from Maria Vittoria, Simone, or Maria Antonietta. If not, I leave you free to go or to continue to follow maybe in the back our meeting. And thank you very much, Leonidas, and see you online, unfortunately, very soon in May, and possibly next year in a real person. I also look forward, Ricardo. Thank you very much for the invitation. It was great talking to all of you. So have a good success in the continuation of the meeting. Thank you. Thank you very much. And so now we pass to the presentation from scusate, ritorno in italiano, ma rimasto sull'inglese. Continuiamo con la presentazione di Antonella Bernetti. Sulle stime e le emissioni del trasporto stradale in Italia, una panoramica dei risultati dell'inventario. Prego, Antonella. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, la mia presentazione fornirà una illustrazione dello stato al 2019, ultimo anno di aggiornamento dell'inventario e del trend dal 1990 delle stime delle emissioni da traffico stradale, e sia per quanto riguarda i gas serra che i principali inquinanti atmosferici. Come inquadramento generale, il settore trasporti in Italia, in linea con la media europea, è responsabile di circa un quarto delle emissioni nazionali totali di gas serra. Un focus sul trasporto stradale, in quanto di tale quota il 92,6% delle emissioni derivano dal trasporto su strada. E vediamo qui per confronto le emissioni provenienti dalle altre modalità di trasporto, che risultano comunque minoritarie in termini emissivi rispetto alla strada. La classificazione qui riportata di riferimento è la classificazione IPCC, per cui in ferrovie sono qui considerate le sole tratte non elettrificate, quindi ad alimentazione e a gasolio, in quanto le tratte elettrificate vengono considerate nella parte di generazione dell'energia, e in altro trasporto vengono considerate le pipeline per il trasporto gas. E fondamentalmente i driver sono appunto, per quanto riguarda le modalità, la strada, per quanto riguarda i gas,
la CO2 che rappresenta la quasi totalità delle emissioni di gas serra. E si osserva un trend crescente, oltre che per la strada del 3,9% rispetto al 90%, anche per il trasporto aereo e per l'autotrasporto, che tuttavia rappresentano quote non così rilevanti rispetto al totale in confronto alle emissioni provenienti dal trasporto su strada. E si evidenzia criticità quindi non solo nel merito del trasporto stradale, quindi relativamente alle tecnologie e all'alimentazione di veicoli effettivamente circolanti, ma una criticità del sistema di trasporti nel complesso, soprattutto a livello di carenze in termini di intermodalità, di sostenibilità, di carenze infrastrutturali, anche per quanto riguarda carenze relative alla copertura sul territorio nazionale dei punti di ricarica per le nuove tecnologie e infine carenze anche relative agli aspetti socioculturali per ciò che concerne appunto gli stili di vita che influiscono poi in modo determinante. Un cenno generale sulla metodologia che per quanto riguarda i gas serra è riportata nelle guideline IPCC, per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici la metodologia di riferimento è quella del MPA Guidebook, metodologia che è implementata nel modello COPERT utilizzato per la stima delle emissioni da traffico stradale e per l'ultimo aggiornamento è stata applicata la versione 5.4.3.6. Possiamo dire in sintesi che il modello produce sulla base di un insieme eterogeneo di dati e parametri di input una stima delle emissioni nel dettaglio della categoria veicolare, dell'alimentazione, della classe di cilindrata o peso e dello standard euro, subordinatamente al vincolo che la deviazione tra il consumo totale stimato e il consumo statistico derivante dal bilancio energetico nazionale sia nulla, ossia i consumi aggregati sulla base dei singoli valori stimati per il dettaglio delle varie categorie di veicolari ottenute da specifiche funzioni basate sul fattore di consumo, questo valore aggregato sia uguale per anno e per combustibile al valore statistico. Come principali fonti dei dati utilizzate nel corso degli anni, annoverano dati che vanno dal parco circolante, dati di fonte, Ministero dei Trasporti e ACI, dati riguardanti appunto i consumi che derivano dal bilancio energetico nazionale pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, e ancora dati che vengono utilizzati non direttamente come input nel modello, ma che vengono diciamo considerati come termini di confronto
dati, per esempio, pubblicati da Istat sulle statistiche del trasporto merci o da ISCAT per quanto riguarda le percorrenze autostradali, dati riguardanti i ciclomotori, pubblicati da ANCMA, e anche dati sulle derivanti da campagne di misura sui veicoli, fattore di emissione dei veicoli circolanti, come quelle effettuate dal CNR Istituto Motori e da Innovab SSI, che saranno anche oggetto delle presentazioni di oggi. Per quanto riguarda i consumi su strada, si può dire che nonostante i progressi conseguiti negli anni, un aumento delle alimentazioni alternative e anche nell'utilizzo di biocarburanti e una decrescita riscontrata negli anni nel consumo di benzina, e un aumento, d'altro lato, si è riscontrato del consumo di gasolio, possiamo dire che allo stato attuale le alimentazioni sono prevalentemente tradizionali. In particolare, nel 2019 il circa l'88% dei consumi è rappresentato da benzina e gasolio. E quindi, nonostante l'aumento, appunto, i miglioramenti nelle alimentazioni alternative, negli aumenti registrati nel consumo di biocarburanti, anche l'aumento dell'alimentazione elettrica, e nel 2019 il consumo di carburanti fossili è ancora preponderante. E qui un quadro sulle percorrenze, consumi stimati per categoria veicolare su strada. Si tratta di un output del modello, e si stima un aumento delle percorrenze totali su strada dal 90 di circa il 22%, e un aumento di consumi di circa il 7%. E, percorrenze e consumi che sono per la maggioranza rappresentati dalla mobilità individuale, e si rileva dal confronto una maggiore efficienza dei veicoli leggeri rispetto a quelli pesanti, una diminuzione della quota relativa alla benzina, una progressiva dieselizzazione della flotta per quanto riguarda in particolare le autovetture, e un trasporto pesanti, fondamentalmente caratterizzato dall'alimentazione diesel. In generale possiamo dire che negli anni si registra un aumento del traffico passeggeri e una diminuzione del traffico merci, anche se aumenta lo share autostradale in conseguenza all'ampliamento della rete. Le emissioni di
di gas serra per categoria veicolare su strada, che fondamentalmente riflettono l'andamento dei consumi derivano per circa il 69% dalle autovetture, per circa un 25% dal traffico merci, e la quota relativa agli autobus è circa il 3%, e siamo sul più o meno lo stesso valore, 3% per quanto riguarda i due ruote, e fondamentalmente quota, diciamo, per la maggioranza rappresentata dai motocicli. Osserviamo un aumento appunto relativo alle autovetture ai veicoli commerciali leggeri nel tempo, e una diminuzione per i pesanti, una diminuzione per quanto riguarda i due ruote e i ciclomotori, compensata dall'aumento dei motocicli. Diciamo che l'andamento delle emissioni di gas serra provenienti dal traffico su strada sono determinate da una serie di dinamiche. Fondamentalmente si osserva un aumento fino al 2007 e una successiva un aumento dovuto all'aumento del parco, delle percorrenze e dei consumi, e una successiva decrescita dopo il 2007, dovuta fondamentalmente alla crisi economica, ma anche alla propagazione alla maggiore diffusione di veicoli a maggiore efficienza, più efficienti. Qui viene illustrata la ripartizione delle emissioni di gas serra per trasporto passeggeri e trasporto merci, emissioni che fondamentalmente riflettono i consumi del parco circolante. Quindi per quanto riguarda i passeggeri, una quota maggioritaria è rappresentata dal gasolio, ma anche, diciamo, una quota consistente derivante dall'alimentazione a benzina, circa il 31% a benzina, il 58% a gasolio. Mentre il trasporto merci risulta quasi completamente allo stato attuale caratterizzato dall'alimentazione a gasolio. Per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici, si registrano negli anni delle consistenti riduzioni, e nonostante questo il trasporto stradale continua ad essere una fonte di emissione rilevante a livello nazionale. E quindi, nonostante i miglioramenti tecnologici introdotti negli anni, a partire dalla introduzione nel mercato della normativa dello standard Euro 1 nel 93, e di successivi miglioramenti, quali ad esempio l'introduzione dei canister per la limitazione delle emissioni evaporative, o per quanto riguarda i veicoli diesel più recenti, l'installazione della tecnologia SCR per l'abbattimento degli ossidi di azoto,
o i filtri antiparticolato producono delle riduzioni, ma appunto il traffico stradale continua ad emettere una quota rilevante di emissioni rispetto al totale emesso a livello nazionale. Vediamo qui in particolare l'andamento delle emissioni dal 90 al 2019 di ossidi di azoto, emissioni fondamentalmente imputabili all'alimentazione a gasolio. Il trasporto su strada nel 2019 rappresenta la principale fonte di emissioni con circa il 40% emesso rispetto al totale nazionale, nonostante una riduzione di circa il 75% dal 1990. Il contributo maggiore viene appunto fornito dalle autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti alimentati a gasolio. Per quanto riguarda i composti organici volatili non metanici, il contributo è fondamentalmente dovuto all'alimentazione invece a benzina. E, nonostante una forte riduzione dal 90, le emissioni si riducono dell'86,7% dal 90 al 2019, nonostante questo il trasporto stradale assume un peso sul totale pari all'11,4%. Quindi principali responsabili delle emissioni, veicoli trasporto passeggeri, fondamentalmente autovetture, motocicli e ciclomotori. Risulta qui interessante l'evoluzione delle emissioni nella distinzione tra emissioni evaporative e non evaporative, in quanto negli anni entrambe le quote hanno subito un abbattimento, in particolare le emissioni non evaporative vengono ridotte di circa il 91%, le emissioni evaporative di circa il 64%. Questo per l'introduzione a partire dei dispositivi catalitici, a partire dalla normativa Euro 1 e poi per l'installazione successiva dei canister che hanno limitato le emissioni evaporative. Questo ha provocato una riduzione della quota negli anni non evaporativa, un aumento relativo della quota evaporativa sul totale fino a raggiungere nel 2019 la quota evaporativa un valore del 42,4%. Per quanto riguarda l'evoluzione delle emissioni di particolato fine PM2,5 dal trasporto su strada, anche qui i miglioramenti tecnologici introdotti, in particolare il filtro antiparticolato, ha fatto ridurre le emissioni di circa il 74% dal 90 al 2019. E nonostante ciò, la quota sul totale emesso a livello nazionale è pari a circa il 10%. E il contributo maggiore viene fornito in questo caso dai veicoli a gasolio, autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, ma una quota consistente anche relativa all'autovettura a benzina che emettono circa l'11% delle emissioni totali. Negli anni
l'evoluzione e diciamo l'abbattimento della quota allo scarico, quota exhaust, successivamente all'introduzione dei filtri antiparticolato, e questa quota si riduce, in maniera consistente dell'85% dal 90%, e si osserva un incremento relativo della quota non exhaust. In particolare si stima che la quantità derivante dall'usura di pneumatici aumenti di circa il 17%, dell'usura di freni del 3% e di circa il 9% la quota relativa all'abrasione della strada. Facendo sì che al 2019 più o meno si arrivi a circa la metà delle emissioni provenienti appunto dall'usura di pneumatici, circa 21%, l'usura di freni circa il 12% e abrasione della strada 17.4%, mentre l'emissione allo scarico stimata è pari al 49.7% del totale emesso. Quindi passando anche al monossido di carbonio, anche qui si osserva una forte riduzione dal 90 al 2019, 92%, e nonostante tale abbattimento le emissioni su strada rappresentano le emissioni provenienti dalla strada nel 2019 e circa il 19% del totale emesso a livello nazionale. E in questo caso l'emissione è fondamentalmente imputabile deriva principalmente dal trasporto passeggeri, veicola a benzina, in particolare autovetture e motocicli. Possiamo quindi in conclusione osservare che il peso del traffico stradale rispetto al totale emesso a livello nazionale è tuttora rilevante, che allo stato attuale le alimentazioni tradizionali risultano ancora prevalenti nel parco circolante su strada, e ciò riveste particolare criticità rispetto agli inquinanti atmosferici, anche in relazione alle implicazioni che si hanno a livello di qualità dell'aria nei centri urbani, e ciò appunto evidenzia non solo la criticità del trasporto su strada, ma del sistema trasporti complessivo in termini di intermodalità, sostenibilità, carenze infrastrutturali e aspetti socio-culturali. Per quanto riguarda il gas serra e quindi l'ambito clima, si evidenzia questa criticità soprattutto anche nella prospettiva del conseguimento degli ambiziosi obiettivi previsti a livello europeo. Quindi il trasporto si configura come settore chiave su cui agire ai fini del conseguimento della neutralità climatica è necessaria. Al 2050 si ritiene necessaria una riduzione delle emissioni dei trasporti stradali, dei trasporti complessivi del 90% rispetto ai livelli del 90, e per fare ciò è necessario il contributo di tutte le modalità. Risulta quindi fondamentale il potenziamento dell'intermodalità, e questo
accelerando la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente e perseguendo una strategia di crescita in cui la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse. E grazie per l'attenzione. Grazie Antonella. E allora un'informazione per tutti quelli che stanno seguendo, se volete fare domande, chi può fare domande sulla chat di YouTube, e noi risponderemo a fine mattinata, risponderemo più possibile alle domande effettuate, e se saranno tante vi preghiamo di inviarle ai link che sono riportati sulla pagina dell'evento, sulla pagina dell'ISCA dove è riportato l'evento, e vi risponderemo per email nei prossimi giorni. E darei adesso la parola a Marina Colaiezzi dell'ISPRA, che ci fa una panoramica sempre per il settore dei trasporti, con focus sui trasporti su strada, degli scenari emissivi ed energetici attualmente presenti per l'Italia. Grazie Marina. Buongiorno. Allora. Scusate. Allora, salve a tutti, faccio parte della sezione delle scenari missioni, modello integrato indicatore, e praticamente in questa presentazione farò una panoramica sugli scenari emissivi ed energetici del settore dei trasporti. Velocemente, compiti istituzionali di ISPRA nei confronti degli scenari. Ieri già il mio collega Emanuele ha spiegato nel dettaglio i compiti istituzionali di ISPRA, però velocemente, per chi non si fosse potuto collegare, dirò che ISPRA è appunto responsabile del sistema nazionale per sia la compilazione dell'inventario di emissioni in gas serra, ma anche per le politiche e misure e per le proiezioni delle emissioni. Questo sia ai sensi in ambito internazionale della Convenzione Quadro dei cambiamenti climatici, ma anche in ambito comunitario per il meccanismo di monitoraggio che impone, diciamo, la comunicazione da parte degli Stati membri ogni due anni a partire dal 2005, sia delle politiche e misure, ma anche degli scenari emissivi. Scenari emissivi comunicati in due modi: lo scenario con misure esistenti implementate e uno scenario con misure aggiuntive. Nella comunicazione di quest'anno, che abbiamo fatto da poco, lo scenario con misure esistenti è quello che considera praticamente le politiche e le misure implementate entro, diciamo, la fine del 2019. L'anno di consuntivo, l'anno base di riferimento è appunto il 2019. Però per rendere anche possibile realisticamente anche la situazione in atto della pandemia, abbiamo cercato di includere tutti i dati, diciamo, i preconsuntivi disponibili all'atto di implementazione del modello. I drivers socio-economici, quindi i parametri socio-economici che abbiamo utilizzato con la proiezione, sono quelli del modello PRIMES 2020. E per i trasporti i drivers principali sono ovviamente il PIL per quanto riguarda il trasporto merci e la popolazione per quello che riguarda il trasporto passeggeri. PRIMES fornisce anche comunque dei tassi anche divisi appunto per modalità di trasporto. Lo scenario invece che è stato comunicato con misure aggiuntive e condivide con lo scenario UEM le stesse ipotesi di base e anche l'anno di consuntivo, che è sempre il 2019, però si considerano anche le politiche pianificate nel Piano Nazionale Energia e Clima,
con gli obiettivi quindi al 2030. Nello scenario comunicato l'orizzonte temporale era il 2040, nella presentazione comunque arriverò al 2050 anche per in qualche modo evidenziare l'allineamento con gli obiettivi europei a lungo termine. Nello scenario UAM per il settore dei trasporti essenzialmente al 2030 il piano prevede un fortissimo shift modale e quindi una composizione di parco con circa 6 milioni di autovetture elettriche, 4 milioni di elettriche pure e 2 milioni di plug-in. Questo in proiezione al 2050 porta a un parco più o meno di 11 milioni di vetture elettriche. E per quanto riguarda la quota di energia rinnovabile, abbiamo una quota del 22%, quella della direttiva RED 2 al 2025, mi sembra fosse 14, e nei consumi finali di energia dei trasporti. Prevede anche un potenziamento ovviamente delle infrastrutture esistenti, e in particolar modo quello per la rete ferroviaria, e poi una penetrazione fortissima per quanto riguarda l'utilizzo del GNL sia nel trasporto marittimo che nel trasporto dei veicoli commerciali pesanti su strada. Nel trasporto marittimo abbiamo circa previsto uno share del 50% su bucheraggi nazionali e un 30% su quelli internazionali. Per i camion, quindi per i pesanti, abbiamo un 30% al 2030 e un 15% per i veicoli commerciali leggeri alimentati però a gas naturale compresso. E ISPRA utilizza per la compilazione degli scenari, per la realizzazione degli scenari, il modello TIMES. Ieri il mio collega Emanuele, anche qui, ha già spiegato nel dettaglio ampiamente anche il modello che noi utilizziamo. Velocemente, diciamo che è un modello che fa parte della famiglia Markal, di equilibrio parziale e di ottimizzazione, e soprattutto ha un approccio bottom-up, quindi permette una descrizione molto dettagliata del sistema energetico diviso in settori e sottosettori e ulteriormente divisi in tecnologie. Quello che mi preme invece sottolineare è che il modello TIMES è tarato e calibrato su più anni storici dell'inventario e questo al fine di minimizzare il più possibile differenze sia nei consumi energetici che nelle emissioni. E quindi anche le proiezioni che noi abbiamo fatto sono, diciamo, praticamente sovrapponibili negli anni storici. Focalizzandoci sul settore dei trasporti che è oggetto della giornata di oggi, nel modello come è costruito? Allora, prima di tutto il settore dei trasporti è diviso in settore del trasporto passeggeri e settore del trasporto merci, ulteriormente divisi per diverse modalità, quindi di trasporto, cioè trasporto aereo, stradale, ferroviario e marittimo. Nel modello la domanda è una domanda esogena e viene espressa per il trasporto passeggeri in passeggeri chilometri e per il trasporto aereo in cicli LTO, in analogia anche con l'inventario, e per il trasporto merci invece viene espressa in tonnellate chilometro. Andando a vedere nel dettaglio il trasporto stradale, la mobilità stradale viene rappresentata da tutte le categorie veicolari, suddivise per tipo di alimentazione, e per quanto riguarda, negli ultimi anni abbiamo aggiunto appunto visto il passaggio tecnologico anche ai combustibili alternativi, abbiamo aggiunto l'idrogeno e l'alimentazione elettrica sia per le autovetture, per gli autobus e per i veicoli commerciali pesanti. Per i motocicli e per i furgoni abbiamo aggiunto l'alimentazione elettrica. Per quanto riguarda la parte passeggeri, sono divisi ulteriormente in fasce di cilindrata media, ma anche per grado di efficienza, quindi tecnologia euro. E mentre la parte del trasporto pesante viene divisa in base alla portata essenzialmente. E la parte, c'è un'ulteriore poi suddivisione in la parte urbana ed extraurbana,
E la parte extraurbana include sia il, diciamo, i piccoli spostamenti dei pendolari, ma anche quelli a lunga percorrenza. C'è da dire che quindi ogni veicolo si muove anche con un ciclo di guida considerato medio a livello nazionale rappresentativo, e con diviso anche per ambiente urbano, extraurbano e autostradale, e utilizzando sia le velocità che i consumi specifici praticamente dell'inventario covert, quindi in analogia perfetta in allenamento con l'inventario delle emissioni di ISPRA. Allora, iniziamo a andare un po' nel dettaglio, no, degli scenari che abbiamo realizzato. E prima di tutto l'input principale per noi è la domanda. Quindi vediamo prima di tutto rappresenterò in particolare i risultati dello scenario QAM, quindi quello con gli obiettivi al 2030 del PNIEC, e quindi poi la proiezione di questi obiettivi al 2050. Con le misure messe in atto al 2030, che cosa vediamo? Vediamo che le variazioni rispetto allo stato attuale, notiamo un aumento del treno passeggeri, un aumento del pubblico su strada, un leggero aumento dei motocicli, ma una forte riduzione delle autovetture. Passando al trasporto merci, che cosa si vede? Si vede un aumento anche qui molto forte del trasporto merci, un aumento, è vero, dell'autotrasporto stradale, ma sicuramente ridotto. Quello che mi preme invece evidenziare rispetto allo scenario diciamo existing, quindi con le misure, semplicemente quello con le misure implementate, e andiamo a vedere proprio nel dettaglio le variazioni per modalità di trasporto. Le autovetture hanno una riduzione fortissima di quasi il 45%, una riduzione dei motocicli, un aumento del pubblico su strada e un aumento dei treni passeggeri. Questo si traduce in una diminuzione netta, diciamo così, di 20 miliardi di passeggeri chilometri, che in realtà deve essere compensata da un cambio proprio di stili di vita, di fatto, cioè un passaggio al ciclo pedonale, ma anche sistemi di lavoro flessibile, quindi smart working, telelavoro. E nel trasporto merci si vede ugualmente una scelta modale molto forte, perché si passa dall'autotrasporto, che si riduce di un 6, a la pari quantità praticamente di aumento di treni merci, quindi c'è proprio un cambio di passo. Andiamo a vedere nel dettaglio invece le emissioni totali di gas serra per il settore dei trasporti in generale. E qui che cosa si nota? Beh, si nota ovviamente, salta all'occhio l'effetto della pandemia attuale, e considerando sempre che nello scenario abbiamo inserito dei preconsuntivi, perché per questione tempistica ancora non erano disponibili i consuntivi finali, però si vede proprio un crollo delle emissioni al 2020 e ahimè però al 2025, alla ripresa delle attività, un aumento ingente delle emissioni e poi una ridiscesa graduale che però sicuramente non porta a risultati ottimistici ai fini dell'allineamento con gli obiettivi europei. Nello scenario con invece misure, questa discesa, quindi si riesce a smussare l'impennata alle riprese dell'attività e si ha una discesa più graduale. Al 2030, nello scenario UAM rispetto al UEM, stiamo in una riduzione del 25% e al 50 del 50%. Che significa questo? Significa che senza misure in atto, con la situazione attuale del nostro parco autovetture, evidentemente con gli standard emissivi che in questo momento ci sono e che mostrano gli ultimi dati del 2019, che praticamente le autovetture dal punto di vista delle emissioni specifiche di CO2 in realtà non hanno appunto dei grandi miglioramenti, cioè mentre si sono visti con gli inquinanti nocivi, sulle emissioni di CO2 meno. Sicuramente quelli più virtuosi sono magari le macchine diesel, che però con una cilindrata maggiore ci portano comunque poi a ridurre questo vantaggio. E quindi abbiamo un mercato forse un po' più conservativo, anche per carenza di infrastrutture, insomma per problematiche generali. E se andiamo a vedere il dettaglio delle emissioni invece da con tutte queste cose non si vede più niente,
però comunque questo era quello nel dettaglio per modalità di trasporto, e questa però è la CO2, che comunque abbiamo visto nei gas serra è quella con il contenuto prevalente, e abbiamo una predominanza sicuramente, come già Antonella ha fatto vedere, praticamente del trasporto su strada, e a seguire poi le altre modalità. Però vediamo che rappresentando, diciamo, in termini percentuali la composizione, c'è sicuramente nel passaggio dal 19 al 2050 una riduzione proprio per le politiche messe implementate nel modello del trasporto su strada a vantaggio, insomma, delle altre modalità. Andando a vedere nel dettaglio il trasporto proprio su strada, invece è quello che ci interessa oggi, che cosa emerge? Emerge che le autovetture in generale, le emissioni diminuiscono nello scenario con misure aggiuntive, e questo è già un risultato. E nel passaggio dal 19 al 50 c'è un'ulteriore riduzione del contributo praticamente delle autovetture, che comunque rimane quello prevalente, ma lascia spazio sicuramente anche agli autobus, quindi che aumentano, e anche però ai camion. Ora, su questo bisogna fare una considerazione in generale sugli standard emissivi, perché poi ecco, questo risultato è figlio anche della situazione attuale. Allora, l'Europa ha previsto oramai con il regolamento del 2019 impone, diciamo, alle case costruttrici una riduzione fortissima delle emissioni specifiche dell'immatricolato nuovo, sia per le macchine che per i furgoni. Queste riduzioni sono pari alla riduzione del 15% entro il 2025 rispetto ai valori del 2020, però registrati con il nuovo test di omologazione, quindi disponibile al 2021, e addirittura del meno 37,5%. All'inizio c'era una quota più bassa, che è stata aumentata, e credo siano anche di nuovo in via di forse di revisione, quindi entro il 2030 rispetto sempre all'obiettivo del 2020. Ed è stato poi emanato anche un regolamento, no, per quanto riguarda gli standard emissivi dei camion. Allora, il modello, pur con, appunto, ripetiamo, con le limitazioni dovute al fatto che abbiamo utilizzato gli consuntivi al 2020 nella sua ottimizzazione, però vediamo che nello scenario esistente senza misure aggiuntive sostanzialmente non riesce a incontrare l'obiettivo 2020, che era di 95. Siamo con una maggiorazione di circa il 15%. E abbiamo visto che al 2020 rispetto al 2020 al 2030 rispetto al 2020 sia una riduzione di circa il meno 25, quindi comunque siamo ancora lontani dall'obiettivo comunitario. E c'è da dire che anche dall'ultimo dato URAE, in cui c'è al 2020 tra l'altro situazione pandemica, quindi un calo fortissimo delle immatricolazioni, si registra un forte calo delle emissioni specifiche medie dell'immatricolato nuovo di circa il 9%, se non sbaglio, e nonostante questo, da come emissione media complessiva dell'immatricolato nuovo siamo intorno a 108 grammi CO2 a chilometro, quindi significa che nonostante tutte le condizioni al contorno, anche qui ecco, sembra che difficilmente il mercato attuale, il parco circolante attuale possa soddisfare in questo momento pienamente questo limite. Tra l'altro il 2020 ha registrato, sempre da Turrae, un'impennata delle vendite per quanto riguarda le alimentazioni elettriche e ibridi diesel quasi in maniera esponenziale a partire dal 2018, ma anche elettriche pure e plug-in, in virtù anche degli incentivi che sono stati messi in atto. Però ecco, perché questo? Perché evidentemente per incontrare questi obiettivi le case produttrici a medio termine, cioè a breve termine, perlomeno hanno come unica soluzione o quasi l'elettrificazione del proprio parco. E questo però si scontra anche con l'infrastruttura presente a livello nazionale, che nonostante il piano nazionale di il PNIRE, che comunque è già in atto,
Abbiamo una situazione nazionale che rimane un po' più indietro rispetto alla situazione europea. Mi sembra che siamo al 14° posto come punti di ricarica ogni 100 chilometri in Europa, quindi con una media di 2.1 contro una media di 4, quindi insomma c'è ancora tanto da fare, soprattutto sul potenziamento dell'infrastruttura. E sugli standard emissivi, poi insomma, probabilmente i nostri colleghi del CNR e di Innovab credo abbiano fatto degli studi approfonditi su questo e quindi magari possono approfondire insomma, se vogliono meglio. E andiamo a vedere nel dettaglio invece le emissioni per tipo di carburante e quindi che cosa si nota. Allora, indubbiamente, se parliamo dello scenario con misure, una diminuzione del diesel, che a 19 era assolutamente preponderante, una diminuzione anche della benzina contenuta, che però lascia spazio a un aumento del consumo praticamente di emissioni scusate da metano e anche una piccola quota di GPL. Questo quindi nel passaggio al 2050, come si vede, però insomma ancora non siamo proprio alla riduzione del 90%, ecco, con una composizione percentuale divisa appunto ancora tra in cui c'è una predominanza di benzina, con una fortissima riduzione però del gasolio e le emissioni e un aumento delle emissioni invece da metano. Questo andando a vedere uno zoom al 2050 corrisponde ad un parco portato solamente con delle autovetture o rappresentato in cui attenzione perché siamo ancora a un 62% di macchine autovetture alimentate in combustibili tradizionali e una quota però assolutamente di elettricità del 36% e una quota del 2% di idrogeno. La rappresentazione dei consumi finali nei trasporti ovviamente rispecchia quanto già visto per le emissioni, quindi c'è sicuramente uno scenario con le misure implementate senza misure aggiuntive, di nuovo l'impennata alla ripresa della pandemia, delle attività insomma alla fine della pandemia e quindi significa che l'efficientamento tecnologico ecco, non basta per ridurre pienamente i consumi. Andando a vedere i consumi per categoria veicolare nel trasporto su strada, vediamo che si riduce tantissimo nello scenario WAM il contributo, in analogia alle emissioni ovviamente, delle autovetture e vediamo soprattutto al 2050 questo emerge chiaramente, quindi aumentano aumenta la quota praticamente degli LDV un pochino, diciamo quasi stabili, e aumenta la quota però dei pesanti. Il trasporto su strada, questi sono il dettaglio praticamente dei consumi per tipologia di carburante e qui da qui emerge proprio il passo tecnologico al 2050 ma anche al 2030. Quindi c'è una riduzione, quasi un azzeramento del diesel, un contenimento diciamo della benzina, un aumento del ricorso al gas ovviamente con alimentato anche dalle quote di GNL previste come obiettivi nel Piano Nazionale Energia e Clima e un aumento della penetrazione ovviamente elettrica. E andando a vedere nel dettaglio delle autovetture, ecco il passaggio tecnologico delle autovetture è sicuramente più rappresentativo perché emergono più combustibili alternativi, quindi troviamo una quota di elettricità e una quota anche di idrogeno che insomma ha il suo contributo importante come per il metano che abbiamo visto è un protagonista diciamo in qualche modo negli scenari a lungo termine e anche qui infatti i nostri colleghi del CNR e di Innovab faranno proprio una presentazione sulle di autobus, mi sembra anche di autovetture alimentate a metano. E per gli autobus, infatti, anche qua si vede una buona porzione di consumi dovuti a tutto imputabili al metano
a un aumento però anche per quanto riguarda la parte elettrica e per quanto riguarda anche una quota di idrogeno previsto anche nel modello. E gli autobus, ecco, tra le misure in atto, sicuramente il recepimento della direttiva DAFI incentiva ad un ricambio del parco pubblico locale per quelle province, per quelle regioni con livelli molto alti, per esempio, di particolato, e al 2030 impone circa un 85% sull'acquisto per il rinnovo dei veicoli alimentati a combustibili alternativi, quindi anche questo diciamo che facilita in qualche modo il cambio di passo. Per quanto riguarda i veicoli commerciali pesanti, beh, c'è la quota ovviamente fortissima del metano e rispetto allo stato attuale, perché già adesso ci sono delle flotte, c'è una piccola flotta di camion alimentati a GNL, di cui purtroppo però non si hanno statistiche ancora ufficiali, e al 2050 vediamo che la predominanza di diesel che ancora al 2030 comunque permane, al 2050 praticamente lascia il posto al metano, lascia il posto all'elettricità anche prevista e una piccola quota di idrogeno. Allora, tutto quello che abbiamo visto nello scenario con misure però non porta all'azzeramento delle emissioni, quindi per ottenere questo bisogna sicuramente aggiungere e fare degli sforzi ulteriori e intervenire sia sulla domanda di trasporto ma anche sulla tecnologia, quindi sulla motorizzazione dei veicoli e sui combustibili. Sulla domanda di trasporto diciamo che la parola d'ordine è ridurre la mobilità privata, quindi incentivare gli shift modali che già abbiamo inserito in pianificazione e promuovere il più possibile quindi l'intermodalità verso il pubblico, ma anche la mobilità condivisa, potenziamento del trasporto ferroviario. E io adesso nella presentazione non li avevo ancora nominati, però sicuramente bisogna agire anche sul trasporto aereo, che in questo tipo di scenario sul quale non abbiamo posto vincoli e quindi abbiamo seguito la proiezione di Prince, ma Prince prevede un raddoppio rispetto al 2015, quindi necessariamente per ottenere una riduzione, un azzeramento delle emissioni bisognerà agire anche sul trasporto aereo, quindi con un cambio di passo anche nelle scelte praticamente di muoversi, e questo in analogia con quanto previsto dalla strategia a lungo termine europea, con i suoi 8 scenari, di cui l'ultimo prevedeva proprio un cambio nello stile di vita e quindi anche evitare magari i viaggi appunto in aereo. Per il trasporto merci c'è un potenziamento del trasporto ferroviario che bisognerebbe quindi ulteriormente aumentare, e poi si potrebbe agire su un dato che sono il numero di viaggi a vuoto, che effettivamente può in realtà pesare moltissimo, perché nello scenario di riferimento praticamente della long-term strategy, al quale appunto, come ha detto ieri Emanuele, ISPRA ha partecipato, abbiamo posto circa un 10% di viaggi a vuoto, però lo stato attuale indica una percentuale di circa addirittura 30%. Quindi ridurre il viaggio a vuoto significa anche ottimizzare il trasporto e di conseguenza ridurre praticamente i consumi. E per quanto riguarda invece il tipo tecnologico, è sicuramente un incremento della percentuale di elettrificazione e poi anche il ricorso all'idrogeno. Da poco è stata comunicata la strategia nazionale per l'idrogeno e credo che sia in fase di consultazione. Però per la strategia potrà rappresentare fino al 2% al 2030 la penetrazione di idrogeno, al 20% entro il 2050 sui consumi finali. E poi il ricorso a biocarburanti avanzati, ma anche agli fuels, quindi origine sintetica per trasporti aerei e navali domestici. Per quanto riguarda le autovetture e gli LDV e soprattutto l'elettrificazione, che avrà un ruolo importante, ma anche l'idrogeno per esempio per le flotte aziendali o per situazioni a lungo raggio. E andiamo a vedere invece per i veicoli pesanti, lì la scelta è un po' più complicata. Abbiamo nominato l'elettrificazione, sì, però nei pesanti, quindi l'elettrificazione della motrice,
come dire, deve fare i conti sia sulla potenza che sull'autonomia, quindi sul lungo raggio. E quindi tutto questo richiede delle ricariche molto particolari e si ipotizza, infatti anche nella strategia europea, l'utilizzo di queste highway elettrificate, e che tra l'altro insieme ci siano delle piccole sperimentazioni già in atto in Europa, quindi non impossibili, però ecco, sicuramente con non di facilissima realizzazione a breve termine. L'idrogeno, anche qui nella strategia già ci sono delle indicazioni, e addirittura c'è già una piccola flotta di 10 camion operanti in Svizzera, e mi sembra che abbiamo un punto di stoccaggio proprio sulla 22 del Brennero, e si può prevedere una penetrazione di almeno il 2% di camion a lungo raggio a cella combustibile entro il 2030. E poi c'è il ricorso a biocarburanti e ai carburanti sintetici, che hanno il vantaggio che non bisogna cambiare l'infrastruttura o la motorizzazione della macchina. Però ovviamente bisogna fare attenzione alla fonte rinnovabile della CO2 necessaria per la produzione e soprattutto della fonte rinnovabile dell'elettricità che entra in gioco nei processi, e poi bisogna fare ancora i conti appunto con i costi che ancora non sono così contenuti. Per i treni anche si prevede un utilizzo dell'idrogeno, perché ricordiamo che c'è una parte non elettrificata di rete ferroviaria italiana, tra l'altro molto vetusta, e quindi diciamo una prossima ipotesi di cambio, di aggiornamento, si potrebbe pensare appunto a treni a celle combustibili. In un convegno che c'è stato da poco hanno parlato proprio di un progetto che c'è in Nord Italia su un tratto, mi sembra, di 100 km, in cui si dovrebbero utilizzare dei treni alimentati ad idrogeno, e ci sono altri paesi in cui assolutamente le linee sono già operative. Sul trasporto marittimo, velocissimamente, anche qui sicuramente l'elettricità, l'elettrificazione, il GNL che abbiamo già previsto, ma anche l'idrogeno. In Nord Europa già sono presenti nelle piccole flotte, ma parliamo di via di navigazione interna e di trasporto marittimo a corto raggio. È ovvio che quando passiamo alla navigazione internazionale, tutto questo potrebbe diventare un po' più complicato, perché ci devono essere delle condizioni condivise a livello internazionale per garantire gli approvvigionamenti. Sul trasporto aereo l'elettrificazione è una possibilità, per il momento solo per piccoli aerei, però sicuramente forse anche una strategia europea a lungo termine, i combustibili sintetici sono la possibilità, probabilmente quella più fattibile. In generale, per quanto riguarda i nodi aeroportuali e i porti, si prevede una maggiore elettrificazione delle banchine portuali e dei servizi per ridurre praticamente le emissioni. Ringrazio tutti, ringrazio i miei colleghi di sezione e in particolare Mario Contaldi per la sua preziosissima collaborazione. Grazie. Grazie, grazie Marina. E un'informazione per tutti: le presentazioni saranno poi messe sul sito, al link sempre di questo evento, quindi saranno disponibili per coloro che non hanno visto bene, non hanno sentito bene e hanno bisogno di rivedersi la presentazione. Ci sono già delle domande, ma ripeto, risponderemo tutte alla fine. Adesso passerei la parola a Maria Vittoria Prati del CNR, che presenterà i risultati di campagna sperimentale delle emissioni su autobus Euro 6 alimentati a gas. Prego, Maria Vittoria, a te la parola. Buongiorno a tutti, un momento solo che condivido la presentazione. Prima di tutto, sì, buongiorno e grazie a ISPRA per questo invito. Mi presento, sono Maria Vittoria Prati, che lavoro in un istituto del CNR che si chiama Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibile. Mi occupo di emissioni di mezzi di trasporto, coordinando anche un laboratorio emissioni veicoli. Voglio inquadrare un attimo questa presentazione. Alla fine del 2019 è stato stipulato un contratto tra ISPRA
e un'associazione temporanea di scopo che avevamo costituito tra l'ex Istituto Motori del CNR ed Innovab, stazioni sperimentali per l'industria, per misurare concentrazioni medie di anidride carbonica, particolato inferiore ai 2 micron e mezzo del NOx, emesse per chilometro percorso di diverse tipologie di veicoli, tra cui automobili e autobus in prove che simulassero l'uso effettivo dei veicoli. In questa presentazione io riassumerò l'attività effettuata relativa alle prove con autobus Euro 6 alimentati a gas naturale, mentre la mia collega Maria Antonietta Costagliola, che mi succederà, presenterà un'altra attività svolta sempre nell'ambito dello stesso contratto. Due parole sul il mio ente di afferenza, diciamo il mio istituto appartiene al Consiglio Nazionale delle Ricerche e diciamo STEMS è un nuovo istituto del CNR costituito ad ottobre del 2020, siamo operativi da ottobre del 2020 e ci occupiamo di energia, mobilità e agricoltura sostenibili. Siamo diciamo l'istituto è formato da circa 100 ricercatori e 60 persone di personale tecnico ed amministrativo, oltre almeno 50 persone come ragazzi in formazione. È nato questo nuovo istituto dalla confluenza di tre istituti precedenti, per uno che si occupava di energia, che era l'Istituto di Ricerche sulla Combustione, uno che si occupava di macchine agricole e movimento terra, Lima Motor, e noi come Istituto Motori di Mobilità. Adesso quindi abbiamo tre sedi in Italia, la sede principale a Napoli presso l'ex Istituto Motori e poi abbiamo una sede a Ferrara e una sede a Torino. La nostra missione è quella, diciamo, di costituire un punto di eccellenza per quanto riguarda tematiche come clima, energia e mobilità, che sono delle tematiche strettamente collegate tra di loro che devono essere affrontate con un approccio globale. In particolare le nostre tematiche principali di ricerca si inquadrano nella decarbonizzazione dei settori dell'energia e della mobilità, guardando verso la transizione energetica, verso risorse rinnovabili alternative a quelle fossili e al miglioramento dell'efficienza energetica sia nell'ambito della mobilità sia però anche in altri comparti industriali, tra cui quello agricolo e l'off-road. Passando, diciamo, all'attività svolta nell'ambito del contratto con ISPRA, vorrei un attimo inquadrare i veicoli su cui è stata svolta la sperimentazione, autobus, che sono veicoli che appartengono alla categoria M3, cioè quei veicoli destinati al trasporto di persone, equipaggiati quindi con più di 9 posti, compreso quello del conducente, e con una massa massima superiore alle 5 tonnellate. Dai dati dell'Automobile Club, dai dati diciamo disponibili in open access, al 31 dicembre 2020 tutti gli autobus, tutta la categoria dell'autobus era costituita circa da 100.000 unità, delle quali circa il 50% per uso pubblico. Infatti diciamo, gli autobus possono essere utilizzati per uso pubblico, privato o per noleggio. Se andiamo a vedere l'alimentazione al 94% è a gasolio, con una fetta intorno al 4% diciamo di autobus alimentati a metano. Degli autobus per il trasporto pubblico, che poi sono quelli oggetto di questo studio, il 57% circa è omologato per trasportare più di 70 persone. E quindi se guardiamo i dati dell'URAE, che ha stimato il numero di autobus, diciamo escludendo quelli piccoli, cioè i cosiddetti minibus, quelli che consentono di portare fino a 22 passeggeri, parliamo di circa 62.600 autobus con un'età media di circa 12 anni, dei quali però il contributo di veicoli di nuova tecnologia, quindi rispondenti all'ultimo standard emissivo Euro 6, è di circa il 22%. Anche se c'è una fetta quasi, di quasi il 50% di veicoli con classe di omologazione per quanto riguarda le emissioni inferiori all'Euro 4. Quindi ricapitolando, gli autobus oggetti di questa sperimentazione appartengono alla categoria M3
hanno una capacità superiore ai 22 passeggeri oltre conducente, vengono classificati nella classe 1, che sarebbero quei veicoli costruiti con delle zone destinate ai passeggeri in piedi per consentire loro di spostarsi, in pratica gli autobus per il trasporto pubblico urbano. Tant'è vero che poi, se no, ci sono quelli che vengono usati per il trasporto più extraurbano, che invece hanno quasi tutti i posti a sedere e, diciamo, la quantità di persone in piedi è veramente limitata. Per poter effettuare questa sperimentazione abbiamo contattato delle aziende di trasporto pubblico italiano e tre aziende hanno dato la disponibilità per questa sperimentazione, mettendo a disposizione un proprio autobus alimentato a gas naturale compresso e rispondente allo standard emissivo Euro 6, che era quello richiesto da ISPRA. E pubblicamente, diciamo, ci tengo a ringraziare i responsabili di queste tre aziende e il personale che ci ha aiutato e ha collaborato in maniera fattiva. Quali sono le tre aziende che hanno dato disponibilità? L'azienda Amat di Palermo, l'azienda Seta di Modena e l'azienda SAF di Udine. L'attività sperimentale è stata svolta fra novembre 2019 e febbraio 2020, quindi è stata conclusa, diciamo, quando la pandemia stava cominciando ad diffondersi in Italia. E, come possiamo vedere, appunto, abbiamo fatto queste attività in tre città italiane, quindi, con tre differenti realtà comunali. Palermo, che è una grande città del sud Italia, è la quinta città italiana come numero di abitanti, ha circa 660.000 abitanti, e una elevata densità abitativa, 4.100 abitanti per chilometro quadrato. Modena è una piccola città, con una media città con poco meno di 200.000 abitanti, una densità di 1.000 abitanti per chilometro quadrato. E Udine è una piccola cittadina del nord-est con poco meno di 100.000 abitanti. Quindi riteniamo che i risultati di questa attività sperimentale possano dare delle informazioni rappresentative del comportamento emissivo di questa tipologia di autobus per i principali contesti urbani italiani. Qua, diciamo, ho riportato una scheda con delle informazioni sui tre veicoli provati, quindi poi tutte le informazioni le riporterò sempre in quest'ordine, mettendo prima i dati ottenuti, diciamo, relativi a Palermo, a Modena e a Udine. A Palermo era un Iveco Urban Way, a Modena un Menarini City Mood, e invece a Udine era uno Scania City Wide. In pratica, perché sulla richiesta del contratto di ISPRA, i tre autobus dovevano essere forniti da tre produttori differenti, anche se poi evidenzio che il pullman, diciamo, messo a disposizione dall'azienda di Palermo e quello dell'azienda di Modena erano dotati della stessa tipologia dei motori dei Fiat Powertrain Corso Rotto, mentre quello di Udine era uno Scania. Essendo quindi queste due tipologie di motori le stesse, okay, ed essendo dei Corso Rotto, diciamo, la cilindrata di questi due veicoli è la stessa, circa 8 litri, quindi 7,8 litri di cilindrata, e mentre la cilindrata dello Scania era più elevata, 9,3. La fascia di omologazione, tutti e tre i veicoli erano omologati con la stessa normativa, quindi il regolamento 627/2014 della fascia C, quindi Euro 6, e immatricolati anche più o meno nello stesso periodo, tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Quindi diciamo che nel periodo della sperimentazione avevano tutti e tre i pullman più o meno la stessa età, all'incirca, diciamo, un anno di attività su strada. Così come si sente sempre parlare degli standard emissivi delle auto, sentiamo parlare di Euro 1, Euro 2 fino all'Euro 6, gli stessi standard, diciamo, esistono anche per i mezzi pesanti ed esistono anche per gli autobus. Solitamente per i veicoli heavy duty, adesso siamo allo stadio Euro 6, appunto vengono indicati con il numero romano per distinguerli dagli standard per i veicoli leggeri, che vengono invece vengono indicati con la denominazione araba. E attualmente per gli autobus rispondenti allo standard Euro 6 e alimentati a gas naturale o comunque
ad accensione comandata, quindi o a benzina o alimentati a gas, sono previste in omologazione due tipologie di prove. Delle prove con il solo motore su un cinco transitorio, con dei limiti che devono essere rispettati per il CO, gli idrocarburi non metanici, il metano, gli NOx, il particolato in massa, e dall'euro sesto, quindi come per i pullman, oggetto di questa sperimentazione, è stato introdotto anche un limite sul numero di particelle emesso. Particelle che devono diciamo essere contate solo nel range dimensionale fra 23 nanometri fino a 2,5 micron. Poi vi è un'altra tipologia di prova che vengono chiamate prove emissive, diciamo di tipo fuori dal ciclo, che prevedono sia una modalità di prova in modalità stazionaria, però scegliendo delle modalità di prova random, sia con il veicolo che viene provato direttamente su strada. E qui in questa tabella sotto sono riportati i limiti che devono essere rispettati durante queste prove emissive off-cycle. Durante la prova su strada, i limiti da rispettare sono per il CO, gli idrocarburi incombusti e il metano, fino a 1,5 volte diciamo più alte di quei limiti previsti nella prova con il solo motore sul ciclo transitorio. In questa attività sperimentale noi abbiamo cercato di seguire molte delle prescrizioni che sono contenute nei regolamenti per i test su strada per questa tipologia di veicoli. Come ho fatto vedere inizialmente, diciamo, come poi è riportato in questo diagramma, noi abbiamo fatto prove su autobus alimentati a gas naturale, rispondenti allo standard emissivo Euro 6, che per rispettare questi limiti diciamo, usano una tecnologia dell'alimentazione in condizioni stechiometriche del gas naturale con un catalizzatore a tre vie installato allo scarico. Infatti, diciamo, dall'introduzione del gas naturale sui mezzi pesanti, per riuscire a rispettare i limiti sugli NOx sempre più stringenti che sono riportati su quest'asse a destra, passando dall'Euro 1 fino all'Euro 6, inizialmente i costruttori erano partiti con una tecnologia di combustione magra, quindi erano motori che erano derivati dai motori diesel, dopodiché che sono diciamo dei motori più efficienti da un punto di vista energetico e quindi che portano minori consumi rispetto a questa attuale scelta tecnologica, che però è diventata la predominante proprio per il rispetto dei limiti sempre più bassi, in particolare sui limiti per gli NOx. Quindi attualmente i motori a gas naturale diciamo installati sugli autobus funzionano appunto in condizioni stechiometriche, c'è installato un catalizzatore a tre vie per contenere le emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi incombusti, diossidi di azoto, e questa tipologia di motori deriva invece da motori a benzina. Per poter effettuare le prove e per poter quindi caratterizzare il comportamento emissivo su strada di questi mezzi, abbiamo strumentato gli autobus per la misura di anidride carbonica, quindi un gas ad effetto serra, monossido di carbonio e ossidi di azoto, e per poter campionare il particolato in massa. E quindi all'interno e all'esterno degli autobus sono state allocate e collocate diverse strumentazioni. Quindi abbiamo installato un analizzatore portatile, diciamo di quelli previsti per la normativa per questa tipologia di prove, per poter misurare gli inquinanti gassosi, una sonda lambda sullo scarico per poter misurare il tenore di ossigeno, un misuratore di portata volumetrica funzionante con il tubo di Pitot, un misuratore di particelle, e tutti questi diciamo, analizzatori installati dentro il pullman erano ovviamente, campionavano queste specie dallo scarico del veicolo, e quindi abbiamo installato delle sonde che permettessero il collegamento tra lo scarico del veicolo e gli strumenti di misura. Dopodiché sul tetto dell'autobus è stato installato un GPS per poter acquisire le coordinate spaziali e l'altitudine del percorso. Ci si è interfacciati alla centralina motore del veicolo per poter acquisire parametri motoristici come numero di giri motore, velocità, temperature, portate d'aria. Abbiamo dovuto usare dei computer per la gestione degli strumenti e l'acquisizione dei dati. Abbiamo installato all'esterno del pullman una stazione meteorologica per poter misurare temperatura, umidità e pressione atmosferica.
Sul pullman sono state installate delle bombole per poter calibrare gli strumenti e poi per poter alimentare tutta questa strumentazione senza attaccarsi, diciamo, alle batterie dell'auto. Abbiamo montato delle nostre batterie, degli inverter. In alcune prove abbiamo anche effettuato, diciamo, abbiamo anche caricato delle zavorre, quindi dei pesi, dei sacchetti riempiti di sabbia o di sale. Di tutte queste problematiche, tendenzialmente quelle più critiche sono state, diciamo, collegarci con lo scarico del motore degli autobus, perché gli autobus avevano a volte lo scarico nella parte bassa, in qualche autobus aveva invece lo scarico verso l'altro, come riportato diciamo in questa foto qui sulla destra. Quindi riuscire a collegare poi tutte le sonde dal tubo di scarico all'interno del vano dell'autobus. Anche zavorrare gli autobus non è stata una cosa semplice, con diciamo caricare sacchetti da 25 kg di sabbia o sale ha comportato una certa, diciamo, difficoltà. E tutti i dati che noi abbiamo acquisito li abbiamo acquisiti istantaneamente, quindi abbiamo, per tutti i cicli che abbiamo effettuato, abbiamo dati acquisiti alla frequenza di un secondo, e poi dopodiché, per l'analisi che adesso mostrerò, li abbiamo mediati ovviamente su tutto il percorso effettuato per poter dare poi dei dati in grammi o milligrammi a chilometro per ogni inquinante. Con ogni azienda di trasporto si sono valutati quali percorsi effettuare, quindi quali fra le loro linee erano quelle più rappresentative, potevano essere rappresentative per questa attività sperimentale. Quindi abbiamo scelto delle linee diciamo maggiormente utilizzate, che coprissero anche ampie zone della città. Inoltre abbiamo chiesto ad ogni azienda di mettere a disposizione sempre lo stesso guidatore per la durata della sperimentazione, in maniera tale da, diciamo, eliminare quello che potesse essere l'effetto dello stile di guida del guidatore. E inoltre ogni autobus che noi abbiamo strumentato ha seguito un autobus in normale esercizio sulla linea selezionata. In questo modo noi potevamo seguire gli stessi tempi di fermate e di stop dell'autobus che era davanti a noi in reale utilizzo. Le tre città, Palermo, Modena e Udine, inoltre presentano tutte e tre, diciamo, una situazione, perlomeno per le linee dove poi abbiamo girato, specialmente a Palermo, questa principalmente pianeggiante, e la fascia oraria della sperimentazione è stata dalle 8 di mattina alle 3 del pomeriggio, quindi abbiamo preso, diciamo, anche gli orari di entrata e uscita dalle scuole. Quali linee sono state diciamo monitorate? A Palermo le linee dei pullman 101 e 102, la linea 102 è una linea che viene usata molto dai turisti, che va dalla stazione centrale alla stazione Notar Bartolo, e la linea 101 che invece ha una direttrice che arriva fino allo stadio di Palermo. Per Modena abbiamo preso una linea, la linea 9, che fa un giro tutto per la città e passando anche per la stazione centrale e raggiunge poi un quartiere diciamo più periferico. Ad Udine abbiamo scelto le circolari 2 e 9, appunto, che attraversavano sempre la città, passando sempre per la stazione centrale e raggiungendo, diciamo, il quartiere Fiera. Le prove le abbiamo realizzate in qualche caso caricando, installando, come dicevo prima, anche delle zavorre, dei carichi, diciamo, sopra gli autobus, partendo dalla considerazione che il nostro allestimento di base, quindi strumentazione, bombole e il personale addetto, diciamo, pesava all'incirca una tonnellata. Quindi a Palermo, dove abbiamo fatto le prove soltanto con l'allestimento di base, quindi con un carico di circa una tonnellata sulle 7 consentite, eravamo in una condizione di carico di circa il 14%. A Modena, dove oltre all'allestimento di base, in alcune prove è stato anche zavorrato il pullman con un'altra tonnellata, quindi abbiamo provato due condizioni di carico pari al 14 e al 27%, 28%. Quando siamo andati a Udine, oltre all'allestimento di base, tutte le prove sono state fatte mettendo zavorra per 2 tonnellate, quindi un totale di 3 tonnellate pari circa al 42% del carico.
Le prove sono state effettuate quasi tutte partendo in condizioni termiche regimate, cosiddette condizioni a caldo, quindi dopo mostrerò dei fattori di emissione denominati a caldo, anche perché diciamo per quello che è l'utilizzo del pulma, la partenza a freddo tendenzialmente viene effettuata diciamo in azienda, diciamo all'interno delle aree dell'azienda, e poi il pullman viene portato diciamo nelle città o nelle linee che deve percorrere, arrivando al capolinea. Quindi la condizione di partenza a freddo ha poco effetto diciamo sull'area della città, della parte urbana, ma c'è un effetto magari più locale dove è l'azienda di trasporto, dove ha il deposito. E quindi le prove sono state condotte quasi tutte in condizioni a caldo, e i fattori di emissione che mostrerà sono soltanto a caldo, che voleva dire per noi partire con una temperatura dell'olio motore superiore ai 75 gradi e con una temperatura del catalizzatore sempre superiore ai 300 gradi centigradi, in maniera tale da essere certi che il catalizzatore stesse lavorando diciamo nelle sue temperature di lavoro ottimale. Mentre solo però a Udine sono state effettuate anche delle misure in condizioni di partenza a freddo, quindi dopo aver lasciato parcheggiato per almeno 8 ore fermo il veicolo. In questa tabella quindi sono riassunte le condizioni di prova realizzate a Palermo, a Modena e a Udine. Quindi ho già parlato del carico e delle condizioni termiche, quindi solo a Udine abbiamo fatto qualche misura in condizioni di partenza a freddo. La linea di Palermo era più breve, intorno ai 5 km ogni tragitto contro i 12-13 di quelle di Modena e di Udine. La velocità media, diciamo, dei nostri viaggi si è attestata fra i 13 e i 21 km all'ora, dove a Palermo più bassa e effettivamente c'era più traffico rispetto alle altre città. Il tempo di arresto, diciamo per fermate, incroci, eccetera, è variato fra il 20 e il 30%, diciamo, del tempo di guida. Siccome le prove sono state svolte in circa 3 mesi, da novembre 2019 a febbraio 2020, in realtà localizzate sia al nord che al sud Italia, ovviamente abbiamo anche trovato condizioni ambientali differenti. Qui sono ancora una volta riportate nell'ordine, quindi Palermo, Modena e Udine. Qui la temperatura e qui l'umidità atmosferica. A Palermo abbiamo avuto una temperatura media di circa 21 gradi contro i 7 e i 10 di Udine. E durante le prove c'è comunque sempre stata una variazione della temperatura di circa 10 gradi centigradi, perché insomma, partivamo più o meno alle 7:30 di mattina e l'ultima prova finiva intorno alle 14:30-15, quindi c'era un delta di circa 10 gradi. E, ovviamente al variare della temperatura variava anche diciamo, l'umidità dell'aria, con una variazione di circa il 30%, e all'aumentare della temperatura vi è una diminuzione del grado di umidità. Le condizioni atmosferiche, diciamo, possono avere un'influenza sulle emissioni degli inquinanti, in particolare degli ossidi di azoto, diciamo, che vengono influenzate sia dalla temperatura dell'aria, sia diciamo temperature e umidità influenzano quella che è poi la densità dell'aria di combustione, quindi comunque c'è un'influenza sulla formazione degli ossidi di azoto. Diciamo, anche se poi i dati che mostrerò sugli ossidi di azoto non sono in alcun modo corretti per queste condizioni termiche. Per quanto riguarda le caratteristiche della prova, ho mostrato già in tabella i valori di velocità media, però quali riporto più o meno per quella che è stata la variabilità che abbiamo misurato. Quindi abbiamo visto delle velocità medie intorno ai 20 km all'ora per i viaggi effettuati a Modena e a Udine, e una velocità media più bassa, intorno a 13 km all'ora a Palermo. Come dicevo prima, effettivamente le condizioni di traffico riscontrate a Palermo sono risultate più congestionate rispetto alle altre due realtà urbane. Adesso comincerò a presentare diciamo, i fattori di emissioni medi a caldo rilevati per ogni tipologia di autobus e riportati in grammi a chilometro. Quindi sull'asse delle Y abbiamo il fattore di emissione del monossido di carbonio in grammi a chilometro e qui diciamo, il valore medio con la barra della deviazione standard. Quindi vediamo che i fattori di emissioni a caldo per il monossido di carbonio mostrano dei valori abbastanza confrontabili, intorno a 1,25-1,5 grammi a chilometro
per l'Iveco Urban Way e il Menarini, mentre valori più elevati emessi dallo Scania, circa 2,3 grammi a chilometro. La variabilità per quanto riguarda questa determinazione del monossido di carbonio è risultata essere intorno al 20% per tutti e tre rispetto al valore medio per tutti e tre pullman. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, diciamo stessa tipologia di rappresentazione, ancora una volta abbiamo dei valori confrontabili per quanto riguarda il pullman messo a disposizione dall'azienda di Palermo e da Modena, mentre abbiamo valori intorno diciamo agli 800 mg a chilometro, 0,8 grammi chilometro, e valori più bassi invece per lo Scania provato a Udine. La variabilità per gli NOx è sempre risultata del 20%, anche se sull'Iveco abbiamo avuto una variabilità più elevata intorno al 30%. Per quanto riguarda il fattore di emissione sempre a caldo per il particolato di dimensioni inferiori ai 2 micron e mezzo, devo dire che le emissioni sono state a caldo sempre molto basse, sempre minori di 0,5 mg a chilometro, e in questo caso abbiamo rilevato una elevata variabilità nei valori misurati, ma sicuramente principalmente dovuta al fatto che misuravamo dei valori molto bassi. E inoltre voglio evidenziare che per i due autobus col motore corso rotto, cioè l'Iveco e il Menarini, si sono osservati quindi dei fattori di emissioni simili per il CO, gli NOx e il PM2,5. Per quanto riguarda l'anidride carbonica, riportata in grammi per chilometro, abbiamo misurato delle emissioni, dei valori confrontabili intorno a 1200-1280 grammi a chilometro per l'Iveco e per lo Scania, mentre il Menarini ha presentato un comportamento emissivo di anidride carbonica più basso. Tali differenze potrebbero essere spiegate da una parte con il fatto che lo Scania ha portato un carico maggiore, abbiamo detto eravamo oltre il 40%, e invece l'Iveco, che ci aspettavamo avere un valore di CO2 più confrontabile con il Menarini, però è stato guidato con delle velocità medie più basse, quindi a velocità medie di spostamento più basse tendenzialmente corrispondono maggiori consumi e quindi maggiori emissioni di anidride carbonica. Per quanto riguarda la variabilità nella misura della CO2, è risultata tra il 10 e il 12% per tutti e tre gli autobus. Dagli inquinanti è possibile fare una valutazione dei consumi tramite delle formule stabilite da un regolamento che prevedono un bilancio del carbonio, anche se noi non abbiamo misurato durante queste formule prevedono di sommare in qualche modo il contributo delle specie che contengono carbonio emesse allo scarico, quindi anidride carbonica, monossido di carbonio e idrocarburi incombusti. Noi però in questa sperimentazione gli idrocarburi incombusti, che poi per autobus a metano sono anche principalmente metano, e quindi probabilmente la stima è sottostimata perché appunto non abbiamo considerato il contributo dovuto agli idrocarburi incombusti. Però essendo i consumi o in grammi a chilometro o in metri cubi per 100 chilometro ricavati dalle emissioni inquinanti e essendo l'anidride carbonica l'inquinante che porta il maggior contributo, ovviamente avremo gli stessi trend che abbiamo già visualizzato per l'anidride carbonica. Quindi volendo concludere, la campagna di prove che è stata effettuata sui tre pullman è stata condotta per poter misurare CO2, CO, NOx e il particolato in massa, come richiesto dal contratto con ISPRA. Abbiamo potuto effettuare le prove su tre autobus prodotti da tre produttori diversi, seguendo un autobus in normale utilizzo per simulare i tempi delle fermate e di stop di autobus effettivamente in uso che caricavano persone. La maggiore criticità che abbiamo trovato, devo dire, è stata quella di collegare lo scarico del motore e portare
dei tubi di collegamento agli strumenti e inoltre anche zavorrare gli autobus, cioè se avessimo dovuto zavorrarli al 90% o al 100%, diciamo, ci sarebbe stata probabilmente una criticità. I fattori di emissione quindi che ho riportato sono stati calcolati a caldo e su percorsi pianeggianti e sono risultati nei seguenti range: monossido di carbonio fra 1,3 e 2,3 grammi a chilometro, ossidi di azoto fra 0,3 e 0,9 grammi a chilometro, particolato 2,5 minore di 0,5 mg a chilometro e l'anidride carbonica fra 950 e 1250 grammi a chilometro. E per i due autobus, diciamo, commercializzati da due produttori diversi, ma che montano la stessa tipologia di motore, anche se uno potenziato o leggermente potenziato rispetto all'altro, abbiamo osservato dei fattori di emissione simili per quanto riguarda inquinanti gassosi, cioè NOx e particolato 2,5. Con questo finito, vi ringrazio. Grazie Maria Vittoria che ci ha portato in questo meraviglioso mondo della sperimentazione, fornendoci anche gli elementi di complessità e tutte le decisioni che devono essere prese per garantire una rappresentatività dei decisioni operative, insomma le logistiche che devono essere prese per garantire una rappresentatività delle misure effettuate. E veramente ti ringrazio e adesso passerai la parola alla tua collega Maria Antonietta Costagliola del CNR, che ci presenta invece un lavoro di analisi e di preparazione del database dei fattori di emissione sulla base di tutte le misure che sono state effettuate dagli istituti CNR InnoLab in questi anni per avere dei fattori country specific. Voglio dire che queste tre presentazioni tecniche sono il frutto del lavoro dei due istituti a supporto del nostro inventario. E come probabilmente sapete, soprattutto per certi combustibili come il gas naturale, non ci sono tante misure disponibili delle emissioni, mentre invece in Italia c'è un consistente parco veicoli e quindi per migliorare il nostro inventario delle emissioni abbiamo bisogno dei fattori di emissione cosiddetti campi specifici, cioè relativi a misure effettuate su veicoli circolanti sul nostro territorio. E quindi queste tre presentazioni sono tutte quante a supporto, saranno insomma utilizzate nell'ambito dell'inventario delle emissioni, inserendo nel modello dei fattori di emissione che sono più rispondenti alla realtà del parco nazionale. E prego Maria Antonietta, la parola a te. Grazie, buongiorno a tutti. Come anticipato da Maria Vittoria Prati, io presenterò l'attività riguardante, sempre condotta per conto di ISPRA, riguardante la formulazione di un database dei fattori di emissione di autovetture. L'Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibile del CNR ed InnoVab hanno realizzato un database per fattori di emissione per autovetture rispondenti alla normativa Euro 4, Euro 5 ed Euro 6. La formulazione di questo database si è attuata attraverso due fasi consecutive. Nella prima fase sono stati raccolti dati già in possesso dei due istituti di veicoli che rispondevano, diciamo, alle richieste in merito all'omologazione. La fase successiva invece ha visto la realizzazione di test sperimentali ad hoc su un numero aggiuntivo di veicoli, in particolare 10 veicoli, al fine di implementare il numero di veicoli già presenti nel database ed inoltre approfondire un aspetto, ossia l'influenza dell'effetto dell'aria condizionata sulle emissioni dei veicoli.
Alla fine, nella versione finale del database, si è giunti a raccogliere dati di 103 veicoli e per ognuno di essi sono stati resi disponibili fattori di emissione corrispondenti a diverse condizioni operative. Quindi in totale si è giunto ad avere un campione corposo di dati che supera appunto 750 dati emissivi. I veicoli inclusi nel database sono omologati Euro 4, Euro 5 ed Euro 6, in particolare ci sono 30 veicoli Euro 4 immatricolati dal 2005 al 2010, 39 Euro 5 dal 2010 al 2015 e 34 Euro 6 dal 2014 al 2019. Per quanto riguarda i veicoli Euro 6, poiché sappiamo che la normativa Euro 6 per le auto vede diversi step consecutivi con un restringimento via via maggiore per le condizioni di prove, anche per i limiti emissivi in fase di omologazione, va precisato che i veicoli che rientrano nella classe Euro 6 sono stati omologati quasi esclusivamente secondo la Euro 6B, quindi antecedente all'entrata in vigore dello stadio Euro 6 di TEMP, avuto nel 2019 per tutti i nuovi veicoli, che ha previsto l'obbligo dell'esecuzione del test su strada RDE per la valutazione, diciamo, in fase di omologazione dei veicoli. Ogni gruppo di vetture avente la stessa omologazione comprende un certo numero di modelli che possono essere rappresentativi dei modelli più venduti in Italia nell'anno di immatricolazione. In particolare è stato valutato che il 57% delle autovetture Euro 4 contenute nel database rientra, diciamo, fa parte dei modelli più venduti in Italia. Queste percentuali sono un po' più basse per i veicoli Euro 5 ed Euro 6. Se guardiamo invece la distribuzione per tipologia di alimentazione, qui è riportato un confronto tra la distribuzione, quindi delle autovetture a gasolio, benzina, gas naturale, GPL, dei veicoli inclusi nel database rispetto al parco circolante italiano riferito all'anno 2019, una distribuzione che è stata calcolata con i dati a partire dai dati ACI. Si evidenziano due aspetti. Il primo è che per i veicoli Euro 4 ed Euro 6 c'è una maggiore percentuale in termini numerici di autovetture alimentati a gas naturale GPL, questo per rispondere ad una richiesta di ISPRA di inserire per ciascuno, ove possibile ovviamente in base ai dati disponibili, di inserire un certo numero di veicoli gas naturale GPL per ciascun anno di immatricolazione, diciamo per rendere più corposo il numero di dati dei fattori di emissione che sono per questo tipo di motorizzazione. Invece per quanto riguarda la classe Euro 6 c'è nel database una maggiore percentuale di veicoli diesel rispetto al parco circolante. Inoltre la composizione, diciamo, dei veicoli inclusi nel database è stata analizzata in funzione della cilindrata, quindi della motorizzazione. In particolare si è fatto riferimento a quella che normalmente viene utilizzata da Copert e quindi la motorizzazione small, cioè motori inferiori come cilindrata a 1400 centimetri cubi, medium da 1400 a 2000 e large maggiori di 2000. In questo caso vediamo che per le tre classi di omologazione presenti nel database c'è una buona corrispondenza tra la distribuzione del database e appunto il parco circolante in Italia, sempre aggiornato al 2019.
Quali fattori di emissione sono stati inclusi nel database? Il database contiene fattori di emissione sia derivanti da test di laboratorio che da test su strada. I test di laboratorio, in questa slide è riportato, diciamo, uno schema sperimentale di un laboratorio con banco a rulli dinamometrico. In pratica prevede di provare un veicolo appunto sul banco a rulli dinamometrico con le ruote motrici poste sui rulli. I rulli sono in grado di fornire una resistenza all'avanzamento uguale a quella che si ha su strada del veicolo. Il veicolo viene guidato su un ciclo di guida, quindi un profilo di velocità nel tempo, e durante l'esecuzione del ciclo di guida i gas esausti vengono raccolti ed inviati ad un sistema di diluizione a volume costante, vengono quindi diluiti con aria ambiente. Sulla corrente diluita vengono operati degli spillamenti per analizzare il contenuto, la concentrazione degli inquinanti gassosi, quindi per misurare CO, CO2, idrocarburi in combusti totali, THC e NOx, per valutare le emissioni di particolato sia in massa che in numero, quindi PM e PN. I laboratori, sia CNR che INOVAB, sono attrezzati anche per la misurazione di microinquinanti, sia organici che gas ad effetto serra che ammoniaca. E inoltre viene stimato il consumo di carburante applicando il bilancio del carbonio. Quando diciamo, si parlava di cicli di guida effettuati sul banco a rulli dinamometrico, nel caso, diciamo, di tutti i dati raccolti per il database in questione, sono stati raccolti dati riferiti sia a cicli di guida di omologazione riportati sulla sinistra in questa slide, sia a cicli cosiddetti di ricerca, cioè cicli eseguiti dai due laboratori per particolari esigenze legate a progetti di ricerca. Sono cicli in genere molto dinamici e diciamo caratterizzanti soprattutto se guardate in basso il ciclo Artemis, caratterizzanti, diciamo, la guida reale di un veicolo. Ciascun ciclo in genere viene suddiviso in fasi. In queste immagini le fasi sono rappresentate, diciamo, sono delimitate da queste linee verticali rosse, e quindi il fattore di emissione è stato inserito nel database per il ciclo complessivo e per ciascuna fase del ciclo in questione. Dicevo, su questa prima colonna vediamo i cicli di omologazione, in altro il ciclo NEDC, valido per l'omologazione dei veicoli fino all'Euro 5, il ciclo WLTC entrato in vigore con l'Euro 6, il ciclo FTP utilizzato negli Stati Uniti sempre per la fase omologativa. Ciascun ciclo di omologazione, quindi dicevamo, è stato caratterizzato nelle fasi che lo compongono, e per ciascuna fase è stata data la velocità media relativa al ciclo in questione. Inoltre, sì, il ciclo è stato caratterizzato in base alle condizioni di partenza che si dividono in cold e warm. Si ricorda, diciamo, che una condizione di partenza cold significa che il veicolo è per almeno 6 ore ad una temperatura compresa tra 20 e 30 gradi, oppure per i veicoli più nuovi è richiesto un condizionamento ad una temperatura di 23 gradi centigradi. Invece, condizioni di partenza warm non prevedono questa fase di precondizionamento, e le condizioni del motore sono condizioni di motore termicamente regimato, quindi a caldo.
Un altro metodo per la misura delle emissioni delle autovetture è stato introdotto appunto con la fase, con lo stadio Euro 6 dalla normativa europea ed è l'esecuzione di test su strada, i Real Driving Emission Test, RDE test, che prevedono appunto la misurazione degli inquinanti CO, CO2, NOx e particolato in numero durante l'utilizzo reale del veicolo su strada. Per far ciò il veicolo viene strumentato con un analizzatore portatile, i PEMS, che sono anche in grado, oltre ad effettuare una misurazione delle concentrazioni degli inquinanti gassosi e del particolato, ad acquisire tutta una serie di parametri necessari, diciamo, per valutare per arrivare alla valutazione dei fattori di emissione espressi come grammi a secondo, grammi a chilometro percorso, quali ad esempio l'acquisizione delle coordinate spaziali tramite il GPS, delle condizioni ambientali, della portata dei gas di scarico complessiva. Il PEMS viene alimentato con batterie ausiliarie e la partenza a freddo per i test RDE è una parte scusate la partenza per un test RDE è una partenza a freddo, quindi il veicolo deve essere spento per almeno 6 ore prima del test alla temperatura ambiente in cui si trova il veicolo. Il test RDE prevede l'esecuzione di la guida del veicolo su un certo percorso che deve rispondere a certe caratteristiche ben precise. In questa slide in basso a sinistra è riportata la mappa di un percorso che normalmente noi del CNR facciamo a Napoli. A Milano, Innovab a Milano ne ha trovato uno equivalente che risponde, come dicevo, ad una serie di requisiti. Innanzitutto deve essere formato da 3 parti consecutive, cioè una parte urbana in cui il veicolo viene guidato a una velocità inferiore ai 60 km orari, poi deve esserci una parte extraurbana con velocità di spostamento compresa tra i 60 e i 90 km all'ora ed una parte autostradale con velocità maggiore di 90 km all'ora. Ciascuna parte deve essere almeno di 16 km come distanza e le fasi in termini di distanza devono essere uguali, con una certa tolleranza. La durata del percorso deve essere compresa tra 90 e 120 minuti e ci sono anche delle indicazioni riguardo l'altitudine del percorso. C'è un limite sulla cosiddetta elevazione positiva cumulativa che deve essere al di sotto dei 1200 metri ogni 100 km percorsi, sia per la fase urbana che per l'intero percorso RDE. A destra in basso è riportato un tipico profilo di velocità acquisito durante un percorso RDE nella città di Napoli. I fattori di emissione inseriti nel database sono riferiti sia alla fase urbana, sia alla fase extraurbana che alla fase autostradale e all'intero percorso RDE. Il database è stato strutturato in questo modo. C'è una prima parte che riguarda le informazioni per tutti i veicoli inclusi nel database. Per ciascun veicolo in particolare è indicata l'omologazione, l'anno di immatricolazione, l'alimentazione, la cilindrata, la classe Copert come l'abbiamo vista precedentemente, l'inerzia, i chilometri iniziali del veicolo, i dispositivi di after treatment per abbattimento delle emissioni e ad ogni veicolo è stato associato un codice. Lo stesso codice poi è richiamato e utilizzato per i fattori di emissione riportati nella tabella in basso. Ed è chiaro che per il veicolo vengono associati più cicli di guida e per lo stesso ciclo di guida sono disponibili più ripetizioni, per cui in corrispondenza dello stesso ciclo di guida
quando sono riportati i valori dei fattori di emissione, in questo caso è mostrato il CO, viene riportato il valore medio e la deviazione standard, come dicevo, sull'intero ciclo o sulle fasi che compongono il ciclo stesso. Tutte le fasi del ciclo sono caratterizzate dalla velocità media della singola fase o dell'intero ciclo di guida. Allora, passiamo a vedere i risultati principali, diciamo, di tutti questi fattori di emissione inclusi nel database. I dati sono stati presentati, saranno presentati in questo modo. C'è una distinzione per alimentazione. In alto ci sono tutti i dati relativi all'autovettura benzina, al centro tutti i dati relativi alle autovetture diesel, in basso ci sono i dati per gas, autovettura a gas naturale e a GPL. Inoltre, per le autovetture a benzina e per le autovetture diesel, dove c'è una certa numerosità di dati, i fattori di emissione sono stati raggruppati per condizioni di prova. Quindi il primo grafico è riferito al ciclo di omologazione, il secondo grafico sono riferiti agli altri cicli sviluppati, sempre eseguiti sempre in laboratorio, ma non di omologazione, e l'ultimo grafico è riferito ai test RDE. Ciascun grafico riporta i dati per classe di omologazione, quindi dall'Euro 4 all'Euro 6, e sulle ordinate, in questo caso vediamo le emissioni di CO in grammi a chilometro. Per i cicli di omologazione, dove sono previsti, sono anche indicati il limite di omologazione per le diverse classi omologative. Allora, in questo caso è evidente che il monossido di carbonio è un inquinante caratteristico delle autovetture ad accensione comandata, quindi alimentate a benzina, a gas naturale e a GPL. C'è una riduzione delle emissioni in fase di omologazione del monossido di carbonio passando dall'Euro 4 all'Euro 6, sia per i test, diciamo, i cicli di omologazione, sia per gli altri cicli di laboratorio. Le emissioni invece di monossido di carbonio per le autovetture diesel risultano particolarmente basse in certe condizioni e si evidenzia un incremento del CO sui test RDE, sia per i veicoli Euro 5 che per i veicoli Euro 6. Per i veicoli Euro 6, benzina e diesel, è interessante notare che i livelli di emissione del monossido di carbonio diventano confrontabili in RDE. Quando guardiamo alle emissioni degli idrocarburi in combusti totali, i grafici sono messi nello stesso ordine di quelli che abbiamo visto per il monossido di carbonio. In questo caso, le considerazioni a cui possiamo arrivare è che diciamo, le emissioni maggiori si osservano per i veicoli Euro 4 a benzina, a gas naturale ed a GPL non si evidenziano, per i pochi dati a disposizione, incrementi sostanziali di emissioni di THC in RDE. Quello che si evidenzia, soprattutto per le auto a benzina, una maggiore variabilità dei dati sui cicli svolti in laboratorio diversi dal ciclo di omologazione. Il THC per le autovetture diesel in certe condizioni diventano veramente molto bassi, inferiori ai 20 mg a chilometro. Per quanto riguarda le emissioni degli ossidi di azoto, degli NOx, faccio notare che
le autovetture diesel, i dati dei diesel sono riportati su una scala diversa rispetto alle autovetture a benzina, qui arriviamo per i diesel arriviamo ad un grammo a chilometro come fondo scala del grafico, qui è 0,2 grammi a chilometro. C'è evidentemente una criticità nel rispetto dei limiti per un gran numero di veicoli inseriti nel database diesel di qualsiasi omologazione, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Si osserva sempre per la motorizzazione diesel anche un incremento delle emissioni quando ci allontaniamo dalle condizioni, diciamo, di omologazione, dei cicli di omologazione, sia per i cicli per gli altri cicli di laboratorio che comunque sono caratterizzati da condizioni diverse e più dinamiche rispetto al ciclo di omologazione, e sia quando andiamo a vedere i risultati relativi ai test su strada RTE. I valori, diciamo, degli NOx per le autovetture a benzina risultano essere notevolmente più basse su tutte le condizioni di prova. Passiamo ai fattori di emissione della CO2. In questo caso si osserva che per i veicoli sia a benzina che a veicoli diesel c'è un incremento, diciamo, delle emissioni di CO2 rispetto al ciclo di omologazione, sui cicli di laboratorio rispetto ai cicli di omologazione, dovuti, diciamo, alle condizioni diverse, più in genere alle condizioni più dinamiche, quindi caratterizzate da un numero maggiore di accelerazioni rispetto ai cicli di omologazione. Nel caso delle autovetture a benzina si vede una riduzione passando dall'Euro 4 all'Euro 6, complice il fatto per i veicoli Euro 6 di un maggiore utilizzo del sistema start e stop durante i cicli di laboratorio. I dati di emissione del particolato, sia in massa che in numero, sono stati aggregati, non sono presentati per condizione, diciamo, operativa, per diversi cicli di guida, a causa di un numero più basso, diciamo, di dati a disposizione. In questa slide vengono mostrate le emissioni di particolato in massa ed è chiaro che per le autovetture a benzina a gas naturale, a GPL, le emissioni di PM risultano molto basse, inferiori sicuramente a 5 mg a chilometro, ma spesso anche a 2 mg a chilometro, particolarmente basse risultano quelle dell'Euro 6. Invece per le autovetture diesel dove i dati sono riportati su una scala 0,50 mg a chilometro, è evidente che molti veicoli Euro 4 superano il limite di 25 mg a chilometro valido sul ciclo NEDC. Cioè. Per il numero di particelle, anche qui il limite è posto per le autovetture diesel ed è pari a 6 per 10 alla 11 particelle per chilometro percorso. Si evidenzia una variabilità del dato, diciamo, del numero di particelle per i veicoli diesel Euro 6, probabilmente dovuto ai dati RDE che sono inclusi all'interno di questa, diciamo, di questa rappresentazione, perché ricordo sono tutti i cicli messi insieme e sono quindi tutti i dati, sia i dati di laboratorio che i dati su strada, i dati RDE. Passando all'ultima, diciamo, parte
dello studio effettuato nell'ambito di questa attività sono stati testati 5 veicoli, 2 benzina Euro 6, 2 diesel Euro 6 e un diesel Euro 5, per valutare l'effetto dell'aria condizionata sulle emissioni di CO, THC, NOx e CO2 dell'aria condizionata. Questo tipo di valutazione è stata condotta su test RDE. Quindi in questa tabella vengono riassunte le variazioni percentuali misurate per ciascun veicolo, in media per ciascun veicolo, durante le fasi urbane, rurali e autostradali per ciascuna specie inquinante. Vengono evidenziate, diciamo, le conclusioni comuni a tutti i 3 veicoli. Infatti, nonostante ci sia un aumento sostanziale, diciamo, delle emissioni in corrispondenza dell'utilizzo dell'aria condizionata, quello che appare evidente è che gli NOx e la CO2 sistematicamente, per far fronte, diciamo, ad una maggiore richiesta di potenza introdotta dall'azionamento dell'aria condizionata, incrementano di quantità notevoli. Parliamo di oltre il 40% per gli NOx e oltre il 17% per la CO2. Queste percentuali sono soprattutto relative alla fase urbana del ciclo reale RDE. In conclusione, è stato fornito ad ISPRA questo database dei fattori di emissione di autovetture Euro 4, Euro 5 ed Euro 6 aventi differente alimentazione. Il database include una flotta veicolare che è rappresentativa del parco circolante in Italia, sia in termini di cilindrata che in termini di alimentazione. Tra le cose principali che vengono evidenziate è che i fattori di emissione misurati sia in laboratorio che su strada, in laboratorio su cicli reali, sono caratterizzati da una variabilità maggiore rispetto ai cicli di omologazione. Le emissioni reali di monossido di carbonio e ossidi di azoto dei veicoli diesel risultano essere maggiori rispetto alle emissioni misurate in laboratorio e per i veicoli diesel, in particolare a benzina, per i veicoli Euro 6 a benzina e diesel, in particolare è stato notato che le emissioni di CO in RDE risultano confrontabili. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'aria condizionata, questo sicuramente comporta un incremento delle emissioni reali di ossidi di azoto e di anidride carbonica e quindi di consumi, soprattutto nella fase urbana. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te, Maria Antonietta. Questi confronti sono sicuramente molto utili a noi, sempre per l'inventario, per caratterizzare poi i fattori di emissione nazionali che utilizziamo, che cerchiamo di introdurre, o comunque per verificare se i fattori di emissione presenti sul modello Covert poi sono corrispondenti alle misure effettuate sul nostro territorio con i veicoli tipici, diciamo, nazionali. E siamo andati un pochettino oltre rispetto alle aspettative col tempo, ma sono così interessanti le presentazioni che non voglio interrompere nessuno. E do la parola a Simone, quindi Simone Casadei, del Rinnovab, Stazione Sperimentale per l'Industria, per la sua presentazione su veicoli automobili monofuel a metano. Prego, Simone. Grazie Riccardo, grazie ISPRA per l'invito. Mi sentite? Sì, perfetto. Ok, ottimo. E ora cercherò di essere sintetico e rapido, perché mi rendo conto che la terza presentazione tecnica di fila può essere impegnativa per chi ascolta, e dalla mia ho che Maria Vittoria e Maria Antonietta ottimamente hanno già descritto, presentato le principali modalità di testing, quindi cercherò di soprassedere o di andare veloce almeno in quell'ambito. Ora, appunto, la mia presentazione si intitola Prove di emissioni in laboratorio su strada di 2 auto Euro 6 di tempo monofuel a metano,
Io sono responsabile del settore fonti mobili del laboratorio di emissioni di Innovab e ringrazio assolutamente i colleghi Tommaso Rossi, Tommaso Bellini e Davide Faedo che hanno reso possibile e contribuito in maniera significativa a questa attività e hanno aiutato a fare questa presentazione. Ringrazio anche i colleghi Claudio Cattoni ed Emilio Preziosi per il loro prezioso appunto supporto tecnico. Ora, due slide rapidissime su Innovab. Innovab Stazioni Sperimentali per l'Industria è un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, la cui mission, il cui obiettivo è supportare lo sviluppo scientifico e tecnologico dei settori di riferimento in modo sempre più sostenibile. I settori sono quelli della carta, dei combustibili, degli oli dei grassi e della seta. Abbiamo anche un'area innovazione progetti che segue e ci supporta anche nelle implementazioni di progetti europei e nazionali. Nell'area combustibili ci occupiamo di servizi analitici, ma anche formazione e divulgazione, come oggi, normazione, e in generale di ricerca e innovazione. E per quanto concerne i temi di competenza, siamo molto focalizzati sull'energia e sulla sicurezza industriale. Noi nel nostro laboratorio, nello specifico, ci occupiamo dell'aspetto ambientale, ad esempio appunto il controllo delle emissioni gassose, sia da fonti mobili ma anche da fonti fisse. Questa è l'attività del laboratorio emissioni. Ora veniamo all'oggetto della mia presentazione. Abbiamo svolto prove di emissione allo scarico di due autovetture a metano Euro 6 di Temp. Il lavoro ci è stato commissionato da Snam Energy Italy per rilevare appunto l'emissione allo scarico di queste autovetture monofuel a metano. Lo scopo era quello appunto di rendere disponibile e condividere i fattori di emissioni con stakeholder, ricercatori, policy maker, in questa fase che è estremamente importante, come avrete sentito stamattina dall'intervento di Leonidas, in quanto sono in corso gli aggiornamenti Euro 7 e del regolamento 631/2019 sulle quote di emissioni di CO2 come media di flotta venduta dal costruttore. Questo è un dettaglio molto importante, quindi non a livello nazionale ma a livello europeo del costruttore. Abbiamo determinato i fattori di emissione di diversi inquinanti e gas serra da queste auto, di cui, come diceva Riccardo, non solo negli inventari ma anche in letteratura scientifica ci sono pochi dati. E la cosa importante è che abbiamo condiviso il protocollo definito con Snam NGV con il gruppo europeo di ricerca Hermes, un gruppo che raccoglie le principali università e istituti di ricerca sulle emissioni da trasporti, e ISPRA, e entrambe hanno riconosciuto questo protocollo come appropriato per determinare fattori di emissioni utili ad alimentare l'inventario delle emissioni sia europei che italiano. Ecco una delle slide su cui passerò veloce, grazie appunto a Maria Antonietta che ha già descritto bene e efficacemente come funziona un laboratorio di emissioni autoveicolari, quindi banco a rulli, emissioni diluita, campionamenti delle varie specie. Forse conviene che mi soffermi sul fatto che oltre ad aver rilevato le emissioni regolamentate e le particelle solide per i veicoli normate per i veicoli Euro 5 e 6 diesel, ma anche per le benzina Euro 6 a iniezione diretta, come non sono queste autovetture, si campiona il numero di particelle solide comprese tra 23 nanometri e 2,5 micron di diametro aerodinamico. Abbiamo rilevato poi la frazione carboniosa del particolato, il SUT, e soprattutto il profilo modale e la distribuzione dimensionale delle particelle fine, ultrafine e delle nanoparticelle nell'emissione diluita nel tunnel, ovvero rilevavamo col nostro EPS particelle a 20 diametro aerodinamico compreso tra 5,6 nanometri e 560 nanometri. Le nanoparticelle sono quelle più pericolose perché superano sostanzialmente tutte le barriere difensive del sistema respiratorio umano e quindi possono avere un grosso impatto sulla salute. Inoltre, con il nostro spettrofotometro abbiamo determinato specie gassose non regolamentate come l'ammoniaca e il protossido d'azoto, che verranno molto probabilmente normati nel prossimo Euro 7. E abbiamo rilevato anche tramite fiale di nitrofenilidrazina le aldeidi in fase di partenza freddo nel ciclo WLTC. In basso invece il setup a sinistra il setup del nostro PEMS, in basso a destra il nostro percorso RDE. Col nostro PEMS abbiamo rilevato, oltre a NOx, CO, CO2 e il numero di particelle, anche idrocarburi incombusti e metano. In basso vedete il percorso
effettuato, che aveva già introdotto Maria Antonietta, con la fase urbana Milano Est, rurale, diciamo la fase urbana Milano Sud-Est, rurale su una statale verso est, sulla Rivoltana, e infine la fase autostradale sulla Temma. Queste sono le due auto testate. Abbiamo testato due auto che fossero ben rappresentative di questa tipologia di alimentazione in Italia, quindi una classe medium, una classe small, entrambe Euro 6 di temp, la medium 1.500 di cilindrata, la small 1.000, 4 e 3 cilindri rispettivamente, entrambe a iniezione indiretta, con un solo sistema di trattamento emissioni, il catalizzatore trivalente. Da segnalare che entrambi i veicoli erano sostanzialmente nuovi, quindi avevano meno di 2.000 km accumulati. Abbiamo caratterizzato i gas contenuti nei serbatoi dei veicoli, che rispettavano sostanzialmente tutte le norme tecniche. I cicli di guida seguiti in laboratorio. A sinistra il ciclo WLTC, quello di omologazione, quello che si esegue in laboratorio da quando è stato introdotto l'Euro 6C, a seguito anche grazie allo scandalo Dieselgate, dovuto di fatto anche al vecchio ciclonet, che era estremamente stilizzato, facilmente riproducibile e riconoscibile. Vedete come il WLTC sia estremamente più caratterizzato da continui stop and go, e l'innovazione principale è che ogni vettura deve seguire una propria strategia di marcia. È importante, viene eseguito con la partenza freddo. A destra invece l'Artemis, il ciclo di ricerca, che viene eseguito con partenza caldo, è molto più demanding rispetto al WLTC in termini di prestazioni dei veicoli, e quindi è un ottimo ciclo, un'ottima modalità per mettere tra virgolette in difficoltà le vetture testate sui rulli, per vedere come si comportano a livello di emissioni. Passiamo rapidamente ai risultati. In questa slide le emissioni regolamentate, è una slide molto piena. A sinistra vedete i risultati delle emissioni sul ciclo WLTC e a destra sul ciclo Artemis. In alto i valori per l'autovettura di classe medium, in basso per la small. In verde sono riportati i limiti da rispettare, in bianco, quindi sulle gassose, per questa tipologia di auto, in bianco i limiti sul particolato, che per queste auto, abbiamo detto, non sono necessariamente richiesti. In ogni caso possiamo vedere che sia nel ciclo di omologazione a sinistra, l'Artemis con partenza freddo, che nel ciclo di ricerca a destra, scusate, il WLTC con partenza freddo, che nel ciclo di ricerca l'Artemis a destra, tutte le emissioni regolamentate sono ben rispettate da entrambe le autovetture. Inoltre vi segnalo che anche le emissioni delle non regolamentate sono assolutamente contenute. Ad esempio l'ammoniaca che citavo prima si attesta più o meno sui 10 mg chilometro su tutti i cicli per entrambe le auto. Ora, questa slide è un po' complessa, però è importante soffermarsi, perché abbiamo appunto investigato quello che sarà il nuovo parametro probabilmente riguardante le emissioni di particelle, perché, ripeto, protossi e ammoniaca verranno probabilmente introdotti dall'Euro 7, ma anche il numero di particelle come parametro subirà un inseverimento, cioè probabilmente si scenderà da 23 nanometri a 10 nanometri come limite inferiore dell'intervallo dei diametri aerodinamici delle particelle da rilevare allo scarico. Questo perché ormai la comunità scientifica è consapevole che più le particelle sono fini, più sono pericolose. Cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo cercato, a partire dal dato delle emissioni delle particelle PMP compliant, così si chiamano quelle secondo normativa, come dicevo prima, che hanno come limite inferiore i 23 nanometri, misurate e riportate in questi grafici negli andamenti in viola, a partire da questi dati e rapportandoli con i dati di particelle totali rilevate con l'EPS, lo strumento che dicevo prima rileva tutto il range di particelle tra 5,6 nanometri e 560, con una regressione abbiamo cercato di risalire a quale potrebbe essere appunto il contributo in termini di PN10 allo scarico di queste auto. Quindi in viola vedete i dati effettivamente misurati, in azzurro vedete i dati stimati di PN10. Questi sono i risultati rilevati sull'auto media, sulla medium, in rosso il limite
sulle particelle, sul PN23, quelle regolamentate, vedete che sia appunto gli andamenti, l'istogramma in viola, che quelli azzurri sono ben al di sotto. Questo vuol dire che diciamo, non dovrebbe esserci problema a rispettare un inseverimento ulteriore di questo parametro da rilevare, ad esempio scendendo da 23 a 10 nanometri. Tuttavia è doveroso segnalare che la natura delle particelle misurate allo strumento di EPS è ignota. Non sappiamo quale sia la percentuale di particelle volatili, semivolatili o solide. Ad esempio, al di sotto dei 10 nanometri, da letteratura sappiamo che per le auto, per l'alimentazione a metano, può formarsi una cosiddetta moda core, cioè una tipologia di particelle estremamente fini, addirittura attorno ai 3 nanometri di diametro dinamico, che possono formarsi in camere di combustione o per la combustione stessa o per il contributo del lubrificante. Quindi di sicuro, ecco, sono numeri da prendere come approssimazioni indicative. A maggior ragione per il fatto che invece, ad esempio, sull'autovettura small, come vedete nel grafico a destra, dove è riportato l'andamento del ciclo Artemis, le emissioni stimate di particelle solide allo scarico con 10 nanometri di diametro aerodinamico minimo aumentano perché in fase motorway, quindi nella fase di guida autostradale sui rulli, abbiamo rilevato delle emissioni ben superiori. Ma appunto non sappiamo dire se questa emissione maggiore fosse dovuta principalmente a nanoparticelle solide o meno. Quindi è possibile che stiamo sottostimando, ovvero che anche il valore medio che poi si rileva sul ciclo in realtà sia maggiore. È chiaro che questo non è il ciclo di omologazione, quindi è un ciclo di ricerca, però sicuramente questo ci fa capire che sono opportuni ulteriori studi e ricerche per rilevare questa tipologia di nanoparticelle, che non sono assolutamente facili da campionare. Riporto per completezza nelle successive due slide invece le emissioni di particelle totali nei due range più di interesse. Quindi questi sono i risultati rilevati dallo strumento EPS campionando l'emissione diluita nel tunnel. Diciamo che questi sono i risultati per la vettura medium. Abbiamo rilevato più o meno gli stessi valori per la medium sia sul WTC che sull'Artemis. Negli istogrammi abbiamo riportato solo appunto gli andamenti nelle diverse fasi del ciclo, quindi la partenza a freddo, la fase media, l'elevata, l'extraurbana e quindi autostradale e il valore medio del ciclo, solo per le classi tra 10 e 23 nanometri e tra 23 e 560 nanometri. E possiamo vedere che diciamo, prevalgono per questa tipologia di vettura le particelle con diametro aerodinamico tra 23 e 560 nanometri. Per la small invece succede quello che abbiamo già visto prima, ovvero sostanzialmente nel ciclo Artemis c'è una netta prevalenza in fase motorway delle particelle con diametro aerodinamico tra 10 e 23 nanometri. Passiamo quindi ai risultati rilevati su strada nelle prove RDE col PEMS. In questa tabella abbiamo riportato in verde i limiti rispettati sugli NOx e sul PN. Per l'autovettura medium siamo ben lontani dal limite Euro 6 di temp sia sugli NOx che sul PN, direi uno se non due ordini di grandezza, due sugli NOx. Le emissioni di CO2 è superiore del 20% rispetto a quella rilevata in laboratorio, ma per esperienza posso confermare che un incremento simile rispetto all'atto di laboratorio col carico del PEMS, del navigatore, quindi la persona accanto al driver, e in condizioni reali è comunque da considerarsi contenuto. L'emissione di metano è addirittura inferiore rispetto a quella del WTC. Per la vettura small sostanzialmente i risultati sono analoghi, quindi le regolamentate NOx e PN ben rispettate, la CO2 aumenta solo del 20%, aumenta l'emissione di metano rispetto al WTC. E quindi focalizziamoci sui gas effetto serra. Questa è l'emissione dell'autovettura medium. Innanzitutto c'è da dire che la vettura è risultata estremamente ripetibile e stabile, sia in laboratorio che su strada, e questo si riflette bene nelle barre di errore che vedete
nel grafico a destra, dove la CO2 sostanzialmente è assolutamente ben ripetibile sia sul WTC che sull'Artemis, addirittura anche in RDE. Abbiamo avuto una variabilità molto limitata e qui anche merito assolutamente della nostra squadra che svolge le prove PEMS, che ormai sono praticamente quasi ripetibili anche su strada, per quanto sia fisiologicamente impossibile. E possiamo dire appunto che sia in termini di CO2 che anche di CO2 equivalente, quindi andando a recuperare il dato di metano, le emissioni di metano, di protossido d'azoto, le emissioni sono piuttosto contenute in tutte e tre le modalità di testing. Questo vale anche per l'autovettura small, con i valori più o meno analoghi, quindi attorno a 100 in laboratorio, 120 di CO2 e anche di CO2 equivalente, date le limitate emissioni di metano e di protossido. C'è da dire che, da notare, che le emissioni di metano sono maggiori a velocità più elevate, sia in laboratorio che su strada, e infatti rispetto alla medium abbiamo già visto che aumenta anche la forchetta di variabilità. Veniamo rapidamente alle conclusioni. Tutti i limiti Euro 6 sono ben rispettati entrambe le auto. Le emissioni non regolamentate sono molto ridotte, sia sul ciclo di omologazione che su quello di ricerca. Per quanto concerne i valori reali su strada, abbiamo emissioni limiti molto ben rispettati per PN e NOx, basse emissioni di COHC. E attenzione va posta sicuramente al PN10, visto che verrà probabilmente introdotto come limite emissione dall'Euro 7, e sono necessari ulteriori studi di ricerca. Abbiamo rilevato basse emissioni di gas a effetto serra sia in laboratorio che su strada, con l'eccezione del metano ad elevate velocità per l'auto small, e infatti dovremo verificare ad alta velocità su quest'auto anche la natura delle particelle, eventualmente correlabili alle frazioni volatili, e quindi alle emissioni di incombusti. L'ideale sarebbe testare gli stessi veicoli, ad esempio con un chilometraggio accumulato maggiore. Possiamo comunque concludere con una ottima confidenza che le due auto sono molto molto ben calibrate, sicuramente nella giusta direzione per traguardare i ben più severi limiti Euro 7 in via di definizione. Ad esempio, per rispettare il PN10, il limite del PN10, se dovesse essere confermata l'esistenza di questa moda core, che tra l'altro su cui hanno fatto ricerca proprio i colleghi, gli amici greci, il gruppo di ricerca di Leonidas, potrebbe essere utile ad esempio l'installazione di un filtro antiparticolato, un GPF, che è assolutamente traguardabile sia in termini di costi che di complessità tecnologica per questa tipologia di autovettura. Prossimi passi per questa attività: cercheremo di chiudere la relazione ufficiale entro il 30 aprile, infatti avrete visto nelle slide che per ora sono dati ufficiosi. Stiamo già condividendo con ISPRA questi dati per l'inserimento nel prossimo aggiornamento pubblicazione ambientale nazionale delle emissioni, in modalità country specific, come diceva Riccardo, e in un secondo momento condivideremo anche questi dati assieme al gruppo di ricerca Hermes per inserirli nel database del Handbook of Emission Factors e del COPERT. Sono dati pubblici che quindi saranno disponibili per analisi LCA, che su questa tipologia di vettura è estremamente interessante viste le potenzialità del biometano. In generale il nostro obiettivo rimarrà quello sempre di contribuire a un approccio neutrale super partes al continuo aggiornamento dei fattori di emissione delle autovetture sia a livello nazionale che europeo. Questi sono i miei contatti e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te Simone per la presentazione così ricca di contenuto, anche se in poche slide, e anche per averci evidenziato come poi l'elaborazione, l'analisi, la lettura dei dati di misura, poi quanto sia complessa, insomma, e quanto anche ancora in certi casi, quante ulteriori domande va a porre, insomma, soprattutto sull'aspetto del numero di particelle e della composizione del particolato. E allora, ovviamente ringrazio tutti i relatori, siamo arrivati al 1:20, ma quindi un po' oltre, ma c'è ancora una discreta partecipazione. Abbiamo 4 domande, spero che gli autori di queste domande siano ancora con noi, presenti con noi. Io comincio a rispondere a un paio di queste, le altre due farò rispondere Marina. La prima domanda è di Agata Siriani, e ci chiede quanto contribuire all'economia circolare alla produzione di carburante alternativo, ad esempio l'utilizzo di scarti agricoli
da conferire agli impianti già presenti sul territorio, immagino impianti di produzione di biogas. Allora, questa domanda è stata posta prima dalle presentazioni anche di Marina, un pochettino Marina ha già risposto facendo vedere qual è il ruolo del gas nei trasporti nel futuro, qual è il ruolo previsto della componente di consumo di gas nei trasporti nell'ambito della strategia nazionale. Tanto più se l'obiettivo è, come abbiamo detto all'inizio, se l'obiettivo 2050 è emissioni zero dal settore, emissioni di gas serra zero dal settore, questo vuol dire che la componente del biogas nel futuro sarà sempre maggiore, cioè il gas che circolerà nelle nostre reti di distribuzione deve essere di componente più possibile bio e il più possibile probabilmente autoprodotto sul territorio. Ci sono ancora ovviamente delle scommesse per capire quanto, come produrlo, se c'è la potenzialità, però sicuramente l'utilizzo degli scarti agricoli, dei residui agricoli e delle dejezioni animali sarà fondamentale, diciamo, per raggiungere questi obiettivi. Un'altra domanda a cui posso rispondere io è quella di Simone Marcaferri, che ci chiede a che punto è la revisione dei fattori emissione di NOx per gli autobus a gas naturale compresso nel guidebook dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, sostanzialmente nel modello Covert, e sottolinea la necessità di avere queste informazioni perché è difficile rispondere a livello pianificatorio a una regione che rinnova il parco TPL con mezzi a gas. Allora, come già Simone ha annunciato nella sua presentazione, e come avete visto anche la presentazione di Maria Vittoria, tutti e di Maria Antonietta, tutte le misure sono state effettuate, quelle in laboratorio, quelle sul test su strada, tenendo conto, facendo attenzione a dei parametri, a delle regole, diciamo, di misura, proprio per poterle rendere poi confrontabili con quelle che sono presenti nei database e quindi poterle poi mettere a disposizione di Covert degli svizzeri, del guidebook HBFA, per poterli proprio inserire in questi database. Quindi ci vogliono poi comunque necessità di tempistiche da parte degli autori che abbiamo di oggi per poter fornire tutte le informazioni secondo i formati, insomma, richiesti, e quindi una tempistica successiva. Quindi comunque, diciamo, il lavoro è stato fatto tutto proprio per poter poi mettere questi fattori a disposizione dei modelli, quindi farli entrare nei modelli internazionali. Quello che possiamo dire è che noi stiamo già lavorando nei nostri piani di inserire questi fattori di emissione nel database dei fattori di emissione nazionali, quindi ancora prima dell'utilizzo dentro Covert, che sarà per la prossima submission, e quindi il database che vogliamo presentare, che presenteremo, che sta su internet con i dati del 2019, terrà conto il più possibile degli studi, dei lavori effettuati, di ricerca dei lavori effettuati che avete visto oggi. Invece, riguardo le domande, e quindi a Simona gli dico di potrà utilizzare come riferimento i fattori di emissione del nostro database, che sono quelli che saranno aggiornati per quanto riguarda il gas, soprattutto per i regoli Euro 6. Passo invece alle domande, le altre due domande che abbiamo ricevuto. Una di Riccardo Liburdi, che ci chiedeva se sono disponibili i consumi energetici dei veicoli elettrici in kilowattore per chilometro, vorrei avere un'idea di questi valori, e quanto nelle proiezioni peseranno tali consumi elettrici sui consumi elettrici nazionali totali. Marina, se puoi rispondere tu a questa domanda. Quota al 2050 di elettrica. Scusa, dovresti mettere un po' più vicino al microfono perché non si sente bene. Come quota percentuale al 2050 abbiamo un poco meno del 10%.
Per i consumi specifici, diciamo, in questo momento non ricordo i dati esatti, anche perché dipende dal tipo di veicolo e dalla classe, però sicuramente li possiamo comunicare successivamente. Va bene, grazie. L'altra domanda invece, che mi sembra sia l'ultima arrivata, no, ce ne sono altre, poi vediamo. Ecco, sono di Marco Cervino. E la domanda ci dice: nello scenario 2050, è una constatazione questa, l'elettrico è maggiore del 30% in numero e in energia invece del 23%. Allora si chiede come è pensata l'energia, al serbatoio, batteria o primaria, in quest'ultimo caso qual è il mix elettrico per caricare i veicoli elettrici? E ci specifica l'efficienza del motore elettrico rispetto a quello a scoppio dovrebbe mostrare un abbattimento dell'energia primaria, a meno che l'elettricità si continui a farla col termoelettrico. Quindi insomma, sostanzialmente è una richiesta in relazione al scenario 2050 di qual è il mix energetico previsto. Allora, prima di tutto bisogna diciamo, specificare che si tratta di consumi finali, quindi consumi al veicolo, prima di tutto. E per quanto riguarda il mix di elettricità, abbiamo circa un 80% al 20-50 di fonti rinnovabili. Grazie, grazie Marina. E allora, non effettivamente ci sono vari ringraziamenti a tutti quanti sul web per le interessanti presentazioni, mi associo anche io. Ringrazio tutti i relatori di oggi e ringrazio anche chi ha consentito, gli organizzatori, diciamo, che ha consentito queste due giornate, quindi Attilio Castellucci, Paola Giambanco, Cristina Pacciani e chi ha preparato i due programmi, Antonella Bernetti e Daniele Romano per la giornata di ieri, per queste interessantissime insieme di presentazioni. Siamo arrivati all'1:30, ma vedo che ci sono ancora un nucleo di seguaci di questa attività, quindi anche questo, diciamo, è un fattore positivo, dimostra l'interesse e dimostrato per queste giornate. E io vi ringrazio tutti e confido nel fatto che l'anno prossimo queste presentazioni le faremo in presenza e quindi potremo anche interagire di più con chi ci ascolta, insomma, con chi è interessato alla tematica. Grazie di tutto e arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci.